Buondigiorni, com'è? È un po' presto, ma vediamo di recuperare ieri. È così che purtroppo si fa. Quasi non ho chiuso occhio stanotte per questo motivo, perché porca di una puttana, porca di una puttana. Naturalmente stamattina la connessione tutto ok, tutto tranqui, tutto funky. Ripeto, probabilmente... Dove c'è il cestino? È veramente colpa della partita, anzi quasi sicuro, però porca puttana, cioè, eh? No, dopo le 23 comunque c'erano problemi, che per le 11 e mezza sono andato a dormire, quindi non so se c'è stato magari qualcosa, hanno parlato dopo la partita, non ho idea. Però, cacchio, speriamo bene. Buongiorno, c'è un tempo molto grigio qui, ma infatti ero indeciso se magari accendere le luci qui così. Però è un po' triste mettere il blu di mattina, preferirei mettere, non so, qualcosa di un po' più mattiniero, no? Bello così. La faccia, ma che il tecnico di livello 3 si deve ancora svegliare, ve lo dico io. Vediamo. Fioritura primaverile. Domenica mattina si chiama questo, vediamo. No, purtroppo. Riccardino, l'hai anticipata? Subanticipata, grazie mille. Ci tengo anche a ringraziare tutte le persone che hanno subato ieri sera, poi io ho preso dello sconforto, magari mi sono perso. Scusatemi, ragazzi. Non è cattiveria. Bello questo rosa. Sono state anche donazioni e cose. Io purtroppo la connessione è proprio una roba che non mal sopporto. Non mi dispiace così. Però scusami un attimo, devo abbassare questa. Ecco, sto un po' arancione. Magari il logo da verde lo facciamo diventare... No, neanche blu, lo facciamo diventare... Giallo? No, tutto giallo, ho detto. Tutto giallo, figa. Questo giallino. Eh? Verde era natalizio, sì, certo, però beh, adesso è mattino, è spenta anche la ghirlanda. Dico solo che sono rimasta senza internet per una settimana perché il parroco che reggeva i fili del modem è caduto per strada, porca troia. Sì, ho capito, io però... Vabbè, lasciamo perdere. A me fa girare proprio i coglioni perché, ripeto... Non sono senza connessione che me ne faccio una ragione, sono senza connessione e non posso lavorare. È quello che mi fa girare le palle, perché non è che ok, non riesco a vedere Netflix, ok, non riesco, mi tocca usare 4G. Cioè, per me non è un problema quella roba là, mi fa girare le palle, sì. Il problema è che proprio la mancanza di connessione qui. Frank Astuzia, buongiorno gatto, che mi dice? Mi subbo e subbiamoci, grazie mille. Mi ero perso Shelly 17 minuti fa, grazie mille, ci vuole bene anche lei. O Vodafone. Vabbè, comunque, vediamo di non pensarci, passiamo una bella mattinata agricola assieme. Anche stasera se avrà il live placement, io non lo so. Restiamo che alle 5 c'è la live dei sub, ok? Restiamo che ci proviamo, va bene? Se qualcosa non va, niente, non lo so.
Perché non mi sono ordinato la pappa? Oggi sono da solo. Sono da solo. E cosa mangio oggi? Avevo voglia di sushi ieri, mi è passata. Mi è passata la voglia di tutto. A wise man once said, to forget how to dig the soil, tend the earth, is to forget ourselves. Che intro? Well, maybe some have. But a few of us still know. You gotta be willing to put in the time, make the sacrifices, and the hard choices. The job's got its perks, don't get me wrong. C'è il video, ve lo faccio vedere se si riesce. The way the warm sun and the cool breeze can dance across your skin. Ma è CGI quella? Minchia! But don't think it's a game. Poi il gioco fa cagare. The farm's got a way of sorting the wheat from the chaff. Just remember to keep your wits about you. Non so cosa mangiare. You get back up again. Cause this is more than just a job. It's a calling. Who else would choose to wake up early in the morning, tear up their hands working in the fields all day, and then spend the evening planning how they're gonna do it all over again, better, tomorrow. Tomorrow. Un tacco, non volevo roba troppo pesante perché ho avuto male al sederino. Season after season. Year after year. That's a calling that's never ending. It stretches far forward and back from us as long as farmers have been tending this earth. And farmers will be around as long as such a thing exists. Tomorrow is secured by those willing to dirty their hands today. So when you feel alone out there in the field, just remember, you're not. Think about all those that have come before you. Oh dear, no. And all those that'll follow. Today, harvest tomorrow. Non vuole niente. Sono triste. Scusate, ma torno qua che così non vedete server altro. La tristezza si affoga nei dolci, sì, però per pranzo poi mi viene lunga e pesante. L'ho speso tutto per il video, non lo so. È una scelta strana effettivamente, perché la CGI era molto bella. Figo anche il video, tra l'altro. Boh, non so perché poi dopo il gioco sia... Ok. Tiè. Boh. Posto. Mezzogiorno. Mezzogiorno e mezzo.
Cazzo, è giovedì oggi. Non ho scaricato il video di Luke. Me ne sono dimenticato. Allora, aspettate un attimo. Io adesso apro Mega e andrà tutto di merda, ovviamente. Figurati se non andrà tutto di merda. Che coglioni, sta mancanza di connessione, guardate. No. Ok. Ok, allora scaricare va bene. Se cerco di caricare, sicuramente no. Se cerco di caricare, mi sa di no. No, no, sta andando bene, hai ragione. Sicuramente cerco di metterlo su YouTube e esplode tutto. A mezzogiorno, se mi potete ricordare di caricarlo, così magari esce per l'una senza problemi. Ok, perfetto. Allora, dov'è che dovevo loggarmi? Qua. Ottimo. Ottimo. Eccoci qui. E ci siamo. Sembra andare tutto bene, pensa un po'. Allora, vediamo un pochino qui. Non è cresciuto il mio raccolto? È strano. In fase di crescita. Va bene, allora nel frattempo andiamo... Oddio, che scatto. Andiamo avanti a raccattare il miele. Usi più l'upload per la live che il download. No, lo so, però l'altra volta mi stava dando problemi anche in download, perché avevo usato tutto il download. Quando usi troppa banda, sia da una parte che dall'altra, si inchioda, Ricky. Ah, l'ho raccolto. E là. Senti, alza troppo le aspettative per il gioco. Mamma mia, se sì. Perfetto. A casa di me avevo una 30 mega ed ero già qui su Twitch. Sì, però allora, finché la connessione non è super potente ma funziona, va bene. Il problema è quando non funziona. Perché con la fibra comunque quando funziona meno, ma insomma comunque la fibra. Qua ci serve da aspettare un attimo. Aspettiamo un attimo, che problemi ci sono. Vabbè, allora, voglio comprare. Cosa mi è rimasto? Diserbante ne ho poco. E anche l'altro, mi sa. Però vabbè, proviamo a fare un altro giro di diserbante. Anche se non credo che a questo punto possa fare qualche cosa. Che non riesco a far manovra guardando storto. Beh, e dai, rompere le palle, scemo. Si attacca dall'altra parte, vero? Porca troia, sicuro. Non è di qua. Sì, perché di là è dove si ammenicolano gli ammenicoli. Ah, bello incastro ho fatto adesso. È colpa mia. Devo anche... Oh mamma. Devo anche noleggiarmi un... come si chiama? Ok.
Perfetto. Qui ci metto lavoratore autonomo attualmente. Boh. Te sei un testa di cazzo. Come possibile? Ci sei in mezzo. Campo non trovato. E questo che cos'è, scusami? Quindi vuol dire che non ce n'è bisogno, sostanzialmente, no? Devo mettere all'inizio del campo? Qui? No. Ok. Sono io quell'oggetto. Perfetto. Allora, vendita di cose. Ah, completato il lavoro, perfetto. Vabbè, non credo che funzionino proprio benissimo queste cose. Vabbè che questo lo posso vedere anche dal menu. Aspetta, richiudi che mi fai solo casino. Appunto. Va bene. Dov'è che è? Qua. No. Qua, perfetto. Allora, pomodori in crescita. Costruzione magazzino, vendita, vendita, vendita. Quindi in teoria queste cose stanno venendo vendute. Non ce l'ho uno storico? Vabbè. Negozio agricolo del Jern, negozio agricolo del Jern. E anche questo negozio che è quello del Jern. Ok, segnamelo per favore. E andiamo lì. Io adesso vorrei noleggiarmi un rimorchio. Poi con il rimorchio posso legarci le cose come con il furgone? No, non credo sia questo. Alcune sono rimaste fuori dalla serra, sì, le altre no. Carrelli, eccolo qua. No, però questi sono per i cereali. Mi serve una roba piatta a me. Una roba piana. Matti, buongiorno Gattone, stamattina come i veri fattori siamo super mattinieri, buongiorno e grazie mille. Una volta, okay. Anni fa. Spandiconcime, no. Purtroppo alcune di queste cose non sono esattamente chiare. Carrelloni dovrebbe essere, però non mi stanno. Cioè, sono troppo grandi questi. Vorrei questo, ma per il trattore. Una roba più piccola. Dovrebbe essere carrelli. Vedi, magari sotto mi dice. No, no, niente di tutto ciò può essere utilizzato per il pellet. Ma che stronzata è, scusami. E quindi... In varie magari? Ecco, forse questo. E non mi dà mezza descrizione. Questo rimorchio può trasportare altri veicoli. No, allora non è. Posso modificare il mio? Ah sì? Aspetta, vado a dormire. Cioè, posso modificare il mio carrello? Vediamo se... Cos'è sto raggio? Ah, sì, raggio di luce dove dobbiamo andare. E come faccio? Se ci attacco il pick-up, cioè se ci attacco il coso, il trattore, succede qualcosa?
Se porti il carrello dove l'hai comprato, lo puoi modificare. Ah. Ok. Grazie. No, aspetta che... Ok. Ma scusa, ma non è un po' una stronzata? Non posso modificarmelo a casa? Perché lo devo portare dal negozio? Costa modificare... Cazzo, ma spero di no. È una stronzata, ci sono i ganci apposta. Tutto realistico. E poi devo andare al negozio per togliere due ganci. Una bella merda. Posso chiudere la copertura? Lato scarico... Ah, con la U? No, scusami. Lato scarico, portello cereali. Premo U e non è cambiato assolutamente niente. Ah, portello cereali, ok. Sinistra. Destra. Ah, ok, aspetta. Sinistra. Quindi in teoria... Adesso si apre? No. Lato scarico sinistra, dice. Grazie a Federpiece per i 61 mesi. Madonna. Madonna. Devo andare per forza al negozio. Devo andare per forza al negozio a togliere le sponde. Ma che puttanata. Lo so che gira. Cioè, posso modificare il ribaltabile. Non posso togliere delle sponde di merda. Mamma mia, che porcata. Vabbè. Mamma. Occio. Hanno fatto i termos di mollare qua le loro puttanate? Ok, sono qui, quindi che devo fare? Ma devo parcheggiarmi da qualche parte? Forse devo andare lì nella zona gialla. Si perde in queste piccole cose il gioco che lo renderebbe bellissimo. No, lo renderebbe sensato. Poi sul bellissimo ce n'è da parlarne in più. Cioè, questa è una grandissima stronzata. Ok. Eccolo qua, perfetto. Configura. Carico per le balle. Va bene. Che poi, cioè, poteva lasciarmi un attacco dietro, ma ok. No, non me l'ha attaccato. Oh, perché me l'ha staccato? Vaffanculo. E adesso come lo recupero io sto coso? Ma vaffanculo, va. Che stronzata. Che merda, vabbè. Ah, ci sono i fili. Ok, perfetto. Pa' fortuna. Grazie Dedan. Non sai cosa ricordi. Ok. Mi metto qua. Poi sono in continuo debito veramente per il cazzo. Ok. Wow.
Purtroppo ha così tante meccaniche che non funzionano che lo rendono unicamente frustrante come titolo. In 5 minuti ne abbiamo già viste 3. Ma infatti io non capisco, ma perché Farmers è così bistrattato, Farmers Dynasty? Cioè minchia, è fenomenale Farmers Dynasty rispetto a questo. Per carità, è un indie, c'ha i suoi problemi, me ne rendo assolutamente conto, ma gli caga veramente in testa. Anche come meccaniche e come logica a determinate volte. Scusate che dico. Purtroppo me l'ho conosciuto. Sì, e lo posso capire. Però cazzo. Anche parlando coi thermos, a parte il fatto che sta continuando a scatticchiare adesso. Forse perché sto scaricando. No, ho finito di scaricare. Ho finito di scaricare, quindi no. Non sono io. Boh. Non ci sono i trattori fichi su coso, è vero? Su Farmers Dynasty. Però anche sti cazzi, scusami, io devo divertirmi quando gioco un gioco. Guarda! Cioè non posso fare 3 passi avanti e mezzo indietro. Che fastidio. E poi, lato gameplay, è una delle guide più terrificanti che abbia mai utilizzato, ve lo posso garantire. Ho giocato altri simulatori, altre cose agricole, lo sapete. Vabbè. Adesso mi sa che sono proprio cascato. Si è chiuso il server, come ieri. Porca puttana. Glielo devo dire a Moro, che questa qui non è possibile che si riavvii a quest'ora del mattino. Adesso dobbiamo aspettare. 8:30, sì. E voi che combinate di bello questa mattina, bellezze? Lo vedono più fantasy che simulativo, sbagliando. Il solito. Ammazzo. Sì. Biscotti, caffè, scrivo la campagna di D&D su Roll20, che bello! Ma la cosa migliore la sta facendo il Ripa, aspetto che arrivi il materasso nuovo. Mi vesto per andare all'università, presto che tardi! Ah, sono partiti i saldi di Steam. Scusa. Già che ci siamo, diamo un'occhiatina se c'è qualcosa di interessante. Madonna, il discorso online a 6 euro. Ma non è diventato free to play? Ricordo male, si vede. Terraria, Insurgency, Satisfactory, Sea of Thieves. Se mi interessa Sea of Thieves su Steam, 23€, 24€, scusate, 23,99. A giocatori come te piacciono Days Gone, vedo che già non ci stiamo capendo. Far Cry 5, assolutamente non ci stiamo capendo.
Più Mutant a 30 euro, bene. Che prezzo fino a 60, madonna. Terribile tutto. Vediamo nella mia lista dei desideri. Dodo Chette, sono 16. Una come volta, non fa, so cosa, no. Grazie mille. Allora, data di aggiunta, sì. Escludi pre-rilascio, quindi solo roba che è effettivamente uscita. Poco e niente, come al solito. Purtroppo non ho una lista di desideri talmente di nicchia che difficilmente trovo qualcosa. Ah, questo qua, Locked Up, è scontatissimo. Da 10 a 4 euro. Questo sembra interessante. Non ha l'italiano. Affanculo. Pensa, ce l'ho in lista. Però magari può essere interessante lo stesso. Ci ridò un'altra occhiata dopo. Bondage Nightmare. Questo neanche me lo ricordo. Iron Fish, aspetta che lo tolgo perché tanto ce l'abbiamo anche sul Game Pass. Boh. Sì, sicuro è per un video dei sub, però non me lo ricordo semplicemente. 100 Days, non l'hai più giocato, come mai? Perché non mi ha fatto impazzire il gameplay vero e proprio, purtroppo. Non era il mio genere. Sì, c'è un po' di robina. Aspetta, che ho un sacco di giochi che ho in lista desideri, però li possiedo proprio. Forse è il caso di togliere qualcosa. E dopo mi dico, ah, questo? L'ho già giocato. Beh, vedi, un sacco di roba. Anche Love Morning Simulator. Dirge. Ma. L'ho messo tra i preferiti e adesso è in sconto. 100 Days? No, ma merita, Non fa per me, purtroppo. È tornato su. Ieri è iniziato Black Friday di Amazon. Ho comprato qualcosa? Come ieri? In realtà è da un po' che c'è, da settimana scorsa che c'è quello di Amazon. Domani c'è quello di tutti. Ho acquistato appunto l'obiettivo, poi qualcosina in più. Aspetta che intanto riloggo come admin e poi vediamo quanto devo incazzarmi. Sì. Ecco qua. Allora. No. No, vabbè, ma porca puttana. Ma questa è merda, non è possibile. Devo rifare tutto. Ma quanto prima ha salvato sto server de merda? E dove sono finite le due scatole? Ma scusami, dove sono? Dove le ha messe? Dov'è il muletto? Qua. E i pellet? E adesso? C'è un modo per intracciare. Cazzo, erano soldi quelli. Ho caricato due casse. Guarda che me l'ha rimesso esattamente come. Allora, non è come ieri che ho dovuto rifare tutto. Qui mancano due casse. Il cazzo. Ce n'era una a terra anche. Una a terra e una l'ho messa su. O è proprio dall'inizio che non ho neanche preso la prima. A me non pare inizio. Vabbè.
A inizio neanche ho preso il... No, vabbè, allora devo dire a Moro di assolutamente sistemare sta puttanata del coso. Non è che mi devo svegliare alle 4 del pomeriggio per poter giocare bene. Ma che puttana... Ma scusami, ma può un server avere l'autosave 8 ore prima del riavvio? Cioè, abbiamo buttato via mezz'ora. Che merda. Venitemi a dire che è bello adesso. E staccati. Teniamolo così, dai. Rifacciamo tutto il trenino. Qui non è colpa del gioco, ma del server. È il cazzo. Perché il gioco comunque sa quando sta per essere riavviato il server. C'è una comunicazione. Dovrebbe farlo un save da qualche parte. Glielo devo dire a Moro. Ricordatemelo di dirglielo. Se no, se mi dimentico, diteglielo voi, per favore, perché è veramente importante questa cosa qui. Sono due giorni che butto via tutto. Che c'entra Moro? Il server l'ha fatto lui. E dai. No, adesso ho sbagliato tutto io. Vabbè, guarda, l'ho fatto così, perfetto. Oh, di nuovo che fa gli stop? No, eh? Ok. Un restartino sull'offline. Che vuol dire, Utini? Cosa devo fare? Wow. Poi dopo hanno parcheggiato in mezzo ai coglioni le loro cose. Ecco qui. Iniziamo seri? Ma te mi stai proponendo di giocare da solo a questo gioco? Ma piuttosto lo disinstallo. L'unico motivo per cui sto giocando a questo gioco è perché trovo molto carino il fatto di essere nello stesso server dei Thermos. E ogni tanto magari si può fare qualcosa assieme. Se devo giocare da solo, a sto punto cambio gioco. Vi assicuro, è una merda. Non mi sta piacendo per niente. Lo faccio perché comunque è carino andare in giro, è un simulatore di agricoltura. Ce ne sono pochi, quindi me lo faccio andare bene, ma senza i Thermos col cazzo. Assolutamente col cazzo. No. Allora, mi diverte quando le cose funzionano. Il problema è che ha talmente tanti problemi che porca puttana. Scusate, stavo guardando altro. Torniamo su Medieval se proprio devo giocare da solo. Ieri abbiamo chiuso qua il server che faceva gli scattoni, tornava indietro nel tempo. Lumberjack abbandonato, purtroppo sì. Purtroppo sì, perché io sono andato avanti in Lumberjack, off screen. Ma la roba era talmente lunga che ho detto, vabbè, lasciamo perdere. Purtroppo. Sono molto triste per Lumberjack. Perché non abbiamo visto neanche la possibilità di fare i mobili, le cose che ti dava da fare. No, qua ancora deve crescere. E dai, fai le curve. Poco intuitivo, ma ci starebbe a fare il single player per capire tutto prima. Scusami, ma cosa cambia dal single player a questo? Cioè, sto comunque giocando da solo e facendo le cose. Non... Dov'è la fregatura? Cioè, cosa cambia dal single player a questa cosa qua? Semplicemente sono nel server coi Thermos. Non è che mi cambia qualche cosa a livello di gameplay. Kurt, un altro mese di noi. Io e la mia signora, adesso anche la pimpa. La guardiamo spesso in pasto durante le... Porca puttana al mouse. Le lunghe ore e insonni, grazie mille.
E grazie anche a Pepper per i 39 mesi. No, no, Medieval non l'ho più avviato dopo il lancio. Perché non abbiamo avuto occasione, semplicemente è uscito altro. Ah! Poi è uscito questo, abbiamo detto sì, dai, giochiamoci assieme, che bello. Però è veramente una porcheria. Io non so come sia possibile che siano arrivati a così tanti titoli tutti uguali con ste meccaniche de merda. Boh. Se Cooperative fa tutta una sorta di tutorial. Ah, ok. Beh, vabbè, credo che ormai la parte tutorialosa l'abbiamo passata. Adesso è solo un po' una rottura di cazzo scoprire gli oggetti necessari per fare le robe. Ci siete voi e va bene. Il problema non è che non so cosa fare. Il problema è che il gioco non me lo fa fare bene. Ah, vabbè, ti ringrazio Ricky, ma tanto finché non si svegliano tutti alle 2 del pomeriggio è difficile. Ma a me non dà fastidio che siate voi a dirmi le cose. Non mi sto lamentando attualmente di... Non so cosa devo fare, che per carità potrebbe essere molto più intuitivo anche senza un tutorial, ma questo è un altro discorso. Potrebbe essere veramente fatto meglio. Io adesso mi sto lamentando del fatto che in certi momenti è quasi ingiocabile. I controlli non sono al massimo, si bugga. Veramente Medieval, cioè Medieval, sì, anche Medieval, però anche coso, Farmer's Dynasty aveva i suoi bug. Però uno aveva un sacco di interazioni con la gente giganti e non aveva comunque questi gravi problemi. Si poteva resettare comunque tutto alla fine della fiera. Eccoci qua. No, no, ma allora... Sbaglio spesso. Mi rendo conto, non è che sono il maestro di sto cazzo. Mi è cascata, appunto. Ci sta a sbagliare ed è molto bello imparare. Mi sto lamentando proprio del gioco in sé, non di non saper fare le cose. Sono tantissime cose che non so fare. Ciao Spritz, buono studio. Fare questo lavoro qua che sto facendo adesso col muletto di Farmers l'avevo già fatto 7 volte, anche con Lumberjack. Perché anche lì è una rottura di cazzo, eh. Però si faceva meglio. Si faceva prima, soprattutto. Ok. Io che pensavo di comprarlo. Ma vabbè, cioè, purtroppo non c'è concorrenza, come al solito. Grazie a Barba! Barbabba per i 19 mesi. Non c'è concorrenza in questo frangente, quindi compralo. Cioè, sai a che problemi andrai incontro, lo stai vedendo dal sottoscritto. Oh, magari sono veramente una merda io e non riesco a fare le cose. Ci può stare che sia così tanto una merda io. Pare strano, però posso dire che mi sembra un po' strano. Visto che ne ho giocati a manetta di giochi del genere e solo questo mi sta dando questi gravi problemi. Che cazzo è? Ah, l'irrigazione. Cosa non mi è piaciuto del simulatore di vigna? Il gameplay, t'ho detto, Tini. Cioè, più di quello cosa ti devo dire? Non mi è piaciuto. Il sistema con i tetramini non mi è piaciuto. Si sta mettendo una meccanica di cui non ha preso la mano. Io su farming non ho assolutamente problemi con skill con le varie macchine. È una questione di prenderci la mano. No. O meglio, sì. Perché è vero che tu puoi prendere la mano con qualunque cosa con il tempo, però... Non è che magari tu ti sei abituato ad un gameplay di merda per farlo bene?
Cioè, pensaci, non è che magari tu ti sei abituato perché pur di giocare ti sei fatto andare bene determinate cose e quant'altro. No, no, non sto parlando di gusti, sto parlando proprio di gameplay. Poi dopo sui gusti, a me piace, è il mio gusto. Perché è chiaro, anche io che magari non ho mai giocato a calcio e mi fa schifo il calcio, se mi metto tutti i giorni a giocare a calcio, imparo magari a giocare a calcio. Non vuol dire che sia fatto, io sia fatto per il calcio o il calcio sia fatto. Beh, però non è un grande esempio, è un esempio del merda, scusatemi. Sì, delle volte va veramente dove cazzo gli pare. Poi sono sicuro che prendendoci la mano inizierò a guidare bene. Ma sono io che mi sto adattando al gioco, non il gioco che è intuitivo e facile da giocare per il giocatore. È una questione di prenderci la mano. Io ho lo stesso problema che ho avuto passando Forza 7 ed Assetto Corsa. Due modi di guidare diversi. Ci sta, perché uno è più simulativo di un altro. Però qua, cioè proprio, sembra quasi che il gioco sia fatto così. Ah, ok, dai, devi fare così. Ma perché devo fare così, che è inutilmente complicato? Perché è più simulativo. No, non è più simulativo, è inutilmente complicato. Non so se mi sto spiegando. Adesso lo porto a mano, che mi sono rotto i coglioni. Beh, ah, ok. Perché ogni tanto sale? Perché camminando, giustamente, sale sopra l'oggetto che porto in mano. Guarda. C'è da prenderci la mano, vero? Tipo così. Domanda, no? Questi sono troppo pesanti per essere alzati a mano. Perché se io sto spostando questo e ho la fisica di questo, che è più leggero di questi, con questo sposto tutti questi? Qui non è questione di prenderci la mano, qui è questione che è una merda. Che poi mentre cammino sopra l'affare, è proprio tutta una fisica fatta col buco del culo. E non è possibile che io adesso c'ho il pellet troppo pesante da alzare, ma se uso l'altro pellet che va bene, guarda, posso darci una piccola spintarella. Ma che merda è? Adesso ho paura a spostarlo perché ho paura che mi sposti anche il miele. Sarà così anche il... probabile, è simulativo. Pellet o pallet? Ho sempre sentito dire entrambi i modi, devo essere sincero, non lo so. Ammetto il mio limite, non ne ho idea. Il pellet forse è quello di legno e il pallet invece è la cassella? Il pellet si mette nella sua... Infatti, mi sa che è quello. Posso ruotarlo? Non c'è un modo per ruotarlo, vero? Niente, una volta raccolto, lancia, direi di no. Rilascia oggetto, non posso ruotarlo. Mi sembra giusto. I pallet sono i bancali, mentre i pellet sono... Sei ripreso. Pallet è la città natale di Ash Ketchum, confermo. Vediamo se ce lo faccio stare. Adesso è caduto qualcosa? No. Tutto male. Ciao Luke, buona spiaggia. Pepper, mi fa piacere. Ripeto, una delle parti più belle del mio lavoro è condividere la passione dei videogiochi con voi. Il Game Pass dà una grandissima mano in questo. Purtroppo moltissima gente non si interessa.
vabbè, fisica di Topo Gigio, ma ce lo facciamo andare bene. Occhio che se esageri finisci che lasci roba volante. Ah, speriamo di no, dai, adesso vediamo. Ho messo sopra la frutta, così vado direttamente dal fruttarolo e poi vado a dare il miele. Sì, che poi posso raccogliere delle scatole di pomodori e tenerle così? Perché non me lo tiene in orizzontale? Cioè, perché lo ha dovuto tenere così? Vabbè. Allora, L. Vediamo. Perfetto. Ok. Andiamo di pomodori. Dove devo andare? Di lì. Ho giocato solo 19 su Play 4, che era gratis col Plus ed era pieno di bug, come quello che ti impedisce di raccogliere i pezzi di tronco che tagli, bug conosciuto dagli sviluppatori che hai visto anche dei Thermos. Ciò non toglie che mi sia divertita, ma non si può dire che il gioco sia fatto bene. Eh no! Ma è quello che dicevo io. Questo gioco è una merda. È che questo c'è e ce lo facciamo andare bene, perché comunque è l'unica roba che c'è di questo tipo che piace. Poi in realtà c'è, ripeto, Farmer's Dynasty gli caga in testa a questo. L'ho già fissato il carico. Farmers gli caga in testa. Ha meno veicoli, chiaramente. È meno conosciuto, ha i suoi problemi perché comunque è un indie. Però con i soldi che ci sono di differenza, mamma mia. Cioè ti puoi addirittura sposare, fare figli, c'ha delle quest che puoi fare. Puoi gestire addirittura tu la cosa, la serra. Sì, vabbè, ma che cazzo? Devo attraversare qui. Sì. I dialoghi, per carità, erano divertenti quando erano a merda i dialoghi. Poi li hanno addirittura sistemati e doppiati in italiano. Poi poteva essere anche meglio Farmer, perché dopo comunque ha avuto il suo boom e le sue migliorie potevano essere un po' di più. Adesso non so quanto abbia guadagnato. Ma che belle navi lì rispetto a questo. Grazie a Fiore, sono 13 mesi, grazie mille. Qui soldi vanno via per le licenze dei nomi dei trattori. Ho capito. Fai altro. Un tavolo buono che conosco il problema, ma c'è. Diciamo che non ho messo l'impegno nelle cose sbagliate come video introduttivo e i dialoghi. Bene. Sono presenti altri freni fotonici. Ieri ci si è ribaltati con la macchina per colpa del lag. Quanto budget ha Farming? 4 euro è probabile. Grazie Alex per 56 mesi. Ma qui non è dove avevo venduto anche il miele? Magari vendo tutto. Una volta, di fatti, no. Di notte, si conferma. Vediamo, 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 vediamo. Cioè, ti pare questa cosa qua? Vaffanculo, va. Domanda, c'è un tasto per mettere la mappa?
che non sia ESC e mappa. Cioè, fine di non aver visto. Purtroppo l'abbiamo visto. Il 9, no. Un tasto che mi apra la mappa, quella completa, non ingrandisca. Il 9 fa sto giochino qua. Ogni volta devo stare lì a guardare, poi dopo richiudere, riaprire, è una merda. Tasto come la M. Come no? Un saluto alla mia signora che esce. Il semino di fagiolino cresce. Cazzo, l'ho lasciato fuori. Aspetta un attimo, perché mi sa che è fuori al freddo e al gelo. Arrivo subito. Eccomi qua. Lo avevo messo fuori al sole. Problema è che mi sono dimenticato 2 giorni fa. Eccolo qui. Sta crescendo. Adesso lo teniamo un po' al calduccio qui dentro. No, quindi scusatemi, non c'è veramente un tasto per aprire la mappa. Cioè devo premere ESC e se sono in un altro menu devo star lì a cliccare la mappa. Ma non è possibile. Beh, ci saranno i tasti, aspetta. Qua sotto. Veicoli, accovacciati. Accovacciati, posso accovacciarmi. Veicolo, gru, gioco, visuale mappa, no, metti in pausa, giusto, apri menu, negozio, mappa, vedi che non c'è, posto, ok, no, scusami, che cazzo vuol dire, ho premuto M ma ha aperto questo. No, scusatemi, non vi sto lo schermo, avete ragione. Allora, ho aperto il menu. Se premo M, vedi, mappa, qui non c'era nulla. Scusatemi, qui non c'era nulla. Ho messo M. Per adesso ho segnato a mappa. Se premo M mi apre qua. Ma questi sono delle teste di cazzo. Che cazzo vuol dire mappa e mi apri il menu? Quindi se io metto qua, a caso, premo M, è come premere ESC. Ma perché? Cioè, quindi non c'è un tasto per aprire la mappa per davvero. Anche se qui c'è scritto mappa, vedi, con la P apro il negozio. Magari è il tasto che non gli va bene. Mettiamo, non lo so, che è il più. Mamma mia. Mettiamo sul tasto 2. Vediamo. Cioè, prenderci la mano. Leonard, tra 2 mesi ci sarà il nostro primo anniversario. Non vedo l'ora, anche io. Grazie mille.
Vabbè. Un tavolo buono che conosco il proprietario. Ma certo. Io posso capire che magari è un po' complicato e devo prenderci io la mano con il gameplay, anche se, ripeto, è antintuitivo. Tutto il resto però non è giustificabile. Grazie Straisa per i 48 mesi. Con mappa intendo il mappatore dei tasti. Ma che cazzo serve il tasto rapido per aprire la mappatura dei tasti? Scusami. Che poi non è vero, perché quando premo M mi apre un menu random. Ad esempio, se lascio qua in finanze, ecco qua, ripremo M, mi riapre finanze. Quindi, anche se fosse quella cosa lì assurda, non lo è. Tutto una merda, veramente tutto una merdissima. Per carità, non lo vendono a prezzo pieno, per fortuna. Però cazzo, 40 bombe di merda. Allora, ripara, perché è rotto? Ma sì, va bene, configura. Standard, perfetto. Sì, grazie. Poi, sta cosa che devo venire fino a qua per togliere la scatola dal cassone è una grandissima stupidaggine. Ma credo, adesso correggetemi se sbaglio, credo che quella cosa, questa cosa qui si possa ovviare nel momento in cui compro un deposito per gli attrezzi. Ci ho pensato dopo. Se io mi compro la mia zona per i veicoli, posso farlo lì. Che rimane comunque una stupidaggine, perché io in un qualunque veicolo posso staccare, attaccare quei pezzi, metterli in un angolo della casa. Non è che devo per forza fare le cose con i salamelecchi. Grazie a Patatracche per i 13 mesi. Auguri, buon 13-versario a lei. Tutto rego, sembrerebbe di sì la connessione. Che poi, ripeto, anche la questione di prenderci la mano, i termos si ribaltano ogni 6 secondi con le macchine. Poi magari non hanno le mani loro, ma ci stanno giocando da 2 anni. Uno magari dopo un po' impara. Il cazzo ci è andato gratis il server, perché in realtà non si paga tanto. Non ne ho ancora dato i soldi a Moro, tra l'altro. Eccolo lì, benissimo. Dai, riusciamo a farla doppia? Ci provo. Voglio credere in me stesso. Vediamo. Ma che bel lavoretto. Posto. Sì, ma posso dopo fare una mini frenata e il bancale che vola via? Ho capito, Ricky, però... Perché verso di te? Vabbè, non serve più, non serve più. Cioè, comunque la fisica è veramente birbante. Cioè, due casse non scivolano una sull'altra come se fossero fatte di burro. La vena in fase di crescita. Vado a dormire. Il cane posso finalmente cambiargli nome? R. No, gli posso solo dar da mangiare. Ma perché non posso cambiargli il nome? E lui rimane Utopia. Che poi dove cazzo è andato? 2500 euro di cane. Come la vita vera, incline forche verso dentro e non esce. Sì, no, ci sta. Il problema è che comunque una sull'altra stanno ferme. Non fanno così. Esiste l'attrito. Bon, pronto per il raccolto. Dov'è? Dietro.
Forse potevo mettere l'acquisto. E non lo so. Ho chiesto, ma vedete tu cazzo, mi sono fidato. Al pedigree dici 2500 euro effettivamente. Però beh, il nome del cane è una finezza, non serve. Ci sono ben altri problemi e rotture dei coglioni. Allora, B di Verona, B di Bari. Gioco finché era solo sali sul trattore, ara, semine, raccogli, era perfettamente simulativo. Oh no, ho perso la scia. Anche se imitano, ho iniziato ad aggiungere cose. Dai, sì, mettiamo le api, mettiamo legname. E dopo hanno fatto tutte le cose a cazzo, certo. Ma si vede che non sanno fare le robe, eh. Ripeto, ho giocato degli indie, tra cui Farmer's Dynasty, ma anche Medieval Dynasty e Lumberjack. Che per carità, Lumberjack l'ho abbandonato perché hanno banalmente messo troppo alta l'asticella dei soldi. Cioè, doveva essere puro farming. E dopo un po' mi rompo i coglioni, perché non è che posso farmare all'infinito, mi deve dare comunque un qualcosa. Se no diventa solo ripetitivo e frustrante. E ok. Però quel gioco lì costa 20 euro ed è fatto da 6 persone. Non c'è lo sviluppo che c'è dietro a questo. Giocato in modalità difficile. In due giorni sono ancora un barbone, mentre il signor gatto è già milionario. C'ho 11.000 euro. Col debito, perché ricordiamoci che è un gioco simulativo e quindi tu hai debiti. Devo ripagare anche qui lo zio. Sì, però qui il debito è di 1.500.000. Babà. Manà manà. Manà manà. Con gli olivi e le viti? No. Ma infatti quasi quasi inizierò a dedicarmi un po' alla diversificazione io. Con gli animali e tutto. Adesso non so i termos cosa abbiamo fatto ieri mentre non ci ero. Sicuramente hanno un reddito incredibilmente più alto del mio. Eccolo qua. Cioè, 10 volte tanto. Grazie Jack per 26 mesi. In difficile non ti fa andare oltre i 500k. Sì, ma io non voglio giocare a difficile, un gioco che non ho mai giocato in vita mia. Che comparativa è? Che non mi piace questo titolo è che serve un continuo a preparare il campo, semina, schippa il tempo e raccogli. Sarebbe stato carino se avessi dovuto aspettare un minimo la crescita del campo. È così, Absel. È stato tolto... Allora, abbiamo tolto alcune impostazioni del server per poter giocare assieme. Perché, a parte il fatto che, ripeto, per me un mese e un giorno è una stronzata. Potevamo lasciare le cose molto più lente. E poi non ci sono, il ciclo di stagioni è completamente inutile, perché altrimenti, giustamente, se io gioco 2 ore, arriva l'inverno, entrano loro, si trovano l'inverno e non possono seminare né raccogliere, gli muore tutto. Ho fatto i contratti di mietitura dove fanno 10.000 a contratto. Vabbè, io non lo posso fare. Cioè, potrei, ma non me lo posso permettere. Non c'ho tempo. Adesso magari finito questo, ci penso. (Sussurra)
Ma tanto Gabri la prima mezz'ora è stata presa e buttata via da questo server, quindi come se non avessi fatto niente di più. Buongiorno, bell'uomo. Come stai? Hai fatto bene ad arrivare adesso perché mi sono semplicemente fatto il sangue amaro per un'ora. Puoi modificare la durata dei mesi e giorni? Sì. Però devi convincere loro, non me. Anche perché con tutta probabilità arriverà il momento in cui lo mollo. Come sto? Bene, dai. Incazzato per ieri sera, pregando che stasera funzioni, perché stasera devo fare Nvidia. Devo giocare in streaming mentre streamo. Sarà tosta se è come ieri. Ma anche come lunedì. Adesso dici che tempo è 2 giorni? Non lo so, non ci ho fatto caso. Tanto stasera si va a caccia se funziona. Che succede? Ho avuto un attimo. A caccia di animali, giochiamo a Call of the Hunt. Com'è che si chiama? O The Hunt, Call of the Wild. Non mi ricordo mai. Call of the Hunt? No. The Hunt, Call of the Wild. Che cosa? Che chemical? Francesco, grazie mille per i 9 mesi. Si sta bene. Buongiorno. Nvidia GeForce. Sì. Che cosa mi devono abilitare? Gioco dal GeForce Now. Redimel, non sei sub in questo momento, rinnova! Rinnovate tutti, ragazzi, rinnovate tutti! E mai più una pubblicità. Non come Redimel, che purtroppo le sta vedendo. C'è il nuovo rig da 3080 pre-order, per noi europei esce a dicembre. Ma che cos'è rig? Non mi stai rispondendo, non lo so. Che vuol dire rig? Ecco Redimel che risolve. Il PC a cui ti colleghi. Quindi il computer su cui gioco in streaming ha la 3080? Giochi a cloud come se stessi giocando con la 3080. Capivo, era difficile spiegarmelo. Cribio. Non lo so, non lo so comunque. È lo slot del server su cui giochi. A posto, a posto, a posto. Non capivo. Non so. Non mi hanno detto nulla a riguardo. Boh. Abbiamo finito, no? Mi è tutto. Non è vero che per me i PC sono fatti di magia. Se non so un termine che era in questo caso rig, cioè che vedi, ti hanno abilitato il rig della 3080. E per me che cazzo vuol dire quella cosa lì? Scusami. Se mi manca il soggetto. Va là, va là. Com'è che si apre qua? Nera. Nano, nano, la tua mano. Figurati, figurati. Le cose ci sta, però come faccio a impararle se non me le spiegate? Scemi. Poi fa il fenomeno quello lì che di mestiere colora.
Drive Fast, buongiorno Gattone, manca un mese al Natale, ho ho ho, grazie della compagnia minore di tre, altrettanto. Ci sta? Non ci sta tutto. Ok, ho capito. Allora. No, ho sbagliato tasto. Perché di solito col tab non si cambia veicolo, ma si aprono dei menu. Allora, noi in tasca abbiamo l'Avena 2000 da Marison. Ah, Marison però richiede anche l'ausilio del treno, se non ricordo male, giusto? Quindi mi va via 1000 euro nel treno. Ha senso? Manco per il cazzo, secondo me. Andiamo al negozio agricolo, che tra l'altro è appena aumentato. Che è quello dove siamo stati prima. Meglio l'ultimo a 1009, infatti, andiamo lì. Nano, nano, la tua mano, nano. Rinnovate l'abbonamento per far partire l'hype train. Ti segnala come Ermeio il negozio agricolo. Dove c'è la stessa parola, rig. Non mi dice un cazzo rig. Zero proprio. Oh, ci può stare che io non sappia qualcosa, eh? Posso essere ignorante anch'io ogni tanto. Strappare lungo i bordi, continuo a consigliarvela perché è meravigliosa, veramente meravigliosa, fa ridere e piangere assieme. Terribile, devastazione per i sensi. Di tua Leila, perdona mess. Leila. Occhio però perché la prima puntata è... ha dei problemi gravi di audio. Wow! In realtà un po' tutte. La cosa che ho apprezzato molto è che è lo stesso Zero Calcare che doppia Zero Calcare. Però parla molto piano ed è effettivamente un problema per capire ogni tanto alcuni dialoghi. Soprattutto perché... stringe e si mangia alcune parole, che non è un problema perché si capisce. Il problema è che l'audio del resto, della musica, dell'ambiente, è troppo alto e ogni tanto lo copre. Geggia, buongiorno Gattone, rinnovo e scappo lavoro anche io, buongiorno. Ma sotto la pioggia, le si vuole bene, altrettanto, grazie mille. Buon lavoro! Aspetta, primo o il secondo devo prendere? Il primo. Guarda quei sottotitoli. Lì è brutto perché ti perdi l'animazione che è veramente fenomenale. Ople. Ha un tono di voce molto pacato, come il mio. Ma infatti abbiamo lo stesso identico problema. Quando parlo piano devo alzare il microfono al massimo e ogni tanto mi capita di urlare e vi spacco le orecchie. È un problema proprio per chi ha un tono di voce tranquillo, fermo. Io negli anni ho iniziato ad alzare un po' più la voce proprio per via del mio lavoro, sennò io parlo sempre molto molto piano. È un'indole. Sarà che siamo dei timidoni, che vi devo dire. Non lo conosco, ma mi ci sono visto molto in lui. Eccoci qua. Nano, nano, la tua mano. Perché mi ritorna in mente sempre Morca e Mindy mentre gioco questi giochi qua? Guarda che qua ho paura che caschi fuori la roba. Che non penso, perché ci sarà comunque il trigger, però. Sì, Millennium. Ok, il video backstage è quello... l'ho visto su YouTube. Un giorno con Zero Calcare era.
Non è nel Game Pass. Dai che stanno risalendo i fondi, più o meno. Io adesso dovrei... Ma, ripeto, scusatemi un secondo. Sta roba qua, del... questa. Cioè, come... Quando è che vendo? Quando è che vedo? Non... Adesso in teoria sta andando direttamente in vendita. Ma è uscito... C'è un... Oh, ok, aspetta. Queste qui sono le mie finanze, perfetto. Entrate dal raccolto. No, ok, ma... Scusami, prodotti venduti. Ottobre, 373. Latte venduto? No, ok. 401, ok, quindi ho venduto qualcosa da un istante fa. Era 373, adesso è 401. Perché il reddito piccolo piccolo le serre se non vado io a vendere, eh? Ammazza. Vabbò. Nano, nano, la tua mano, nano, nano, ora piango. No, no, non stanno iniziando prima le live. Sto cercando un po' di recuperare le ore buttate nel cesso per colpa della connessione. Arius, ciao 19 volte, grazie mille. Che è un gran peccato perché ieri sera avevo un gioco. Signore, diga 18, dica, dica. Perché dice sempre 18? Ecco un altro che si fa, ragazzi, su. Ma veramente figo, eh. Che da un po' che me lo tenevo lì per giocarlo. A sto punto mi sa che va a lunedì. Grazie Lughe per i 25 mesi. Adesso comunque il mattino non siamo comunque tanti quanti la sera. Quindi recuperare un parolone, ma vabbè. Non è colpa vostra, ci mancherebbe, non preoccupatevi. Se il personale finisce in acqua col trattore non lo voglio scoprire. Ci sarà il ritorno del 4G? Mi auguro proprio di no. Anche perché se ci ho provato e non andava, sai? Non ho abbandonato Pokémon, però non ci ho giocato, perché sto scrivendo un video che vorrei far uscire martedì. Sono un po' preso coi tempi, voglio fare un bel lavoretto. Adesso vediamo. Perdi per sempre il trattore in acqua, non c'è modo di tirarlo fuori? Non c'è un sistema di carro attrezzi, paghi qualcuno? No? Nano, nano, ora piango. Comunque di reddito non è che mi stia facendo granché. Volevo farmi due conti proprio per... sì, vabbè. No, aspetta, ritorna nella macchina un po' più avanti. No, anzi no, fai così. Dicevo, 428. Ha senso secondo voi investire ancora sulle serre? Perché sono comunque un reddito fisso. Ma com'è possibile che io non sappia quanto costo all'ora? 0. Ok, cicli all'ora 2. E che vuol dire questo? Non c'è modo di avere delle informazioni più dettagliate, di sapere quanto sto guadagnando da questa cosa? Come può non esserci un grafico che mi dice hai venduto 10 pomodori a 5 euro? Vai all'agraria. Che cos'è? Che dov'è che devo andare? Qui in finanze? O era una battuta? Se vai in aiuto, non c'è la situazione serra. Sì, ho capito, ma... Allora, icone... No.
No. No. Ma mi sembra una gran troia, ma ci deve essere per forza. Cioè, io sto producendo pomodori che vanno alla vendita. Cioè, non mi dice quanti ne sto producendo e quanti ne sto vendendo. Cioè, l'unico modo per vederli è qua. Che però mi dice 455, che per carità è un guadagno continuo, ma non so se ne valga la pena, perché ne vorrei costruire un'altra. Boh. Vai in P per costruire la serra. Prima di costruirti dovevo dire guadagno ora. Ma ti rendi conto che è una puttanata? Cioè, che cazzo vuol dire che me lo dice in questa maniera qua? Ma me lo dovrebbe dire prima, no? No, non lo dice comunque. Una serra più grande voglio. La metto qui. Neanche solo lì, no. Vabbè, allora, copriamo questo. Poi, ESC, adesso ho questa produzione qua, e qui c'ho sempre... Cioè, non so neanche cosa mi convenga vendere. Cos'è che va di più? Pomodori, lattuga o fragole? Me lo dirà qui, solo il tempo. Pomodori 1.400, lattuga 2.000, fragole 600. E allora andiamo di lattuga. Dai! No, però, no, niente, comunque li devo fare tutti. Cioè, se io disattivo questo, non fa più dell'altro. Guarda, va bene, lasciamo perdere. Fammi comprare la cisterna. Dov'è che era in animali? L'acqua trans era? Questo qui. Questo cosa fa? Ah, questo può portare anche là. No, vabbè, prendiamo questo. E via. Pneumatici larghi, sì, che non si sa mai. Compra. Tiè. Boh. Sì, vabbè, grazie Ricky. Adesso vediamo. Io non ci vedo. Blinded by the light. L'acqua fa super ridere. Come dare da bere all'acqua delle serre. Ti compri il barilotto che abbiamo appena preso, vai fino al fiume, lo infili dentro il fiume col culo, quindi neanche con un tubo, lo infili dentro il fiume col culo di quel serbatoio lì e si riempie d'acqua. Un tavolo buono che conosco il potere. Controlla dove ti conviene vendere. Ah, oddio, ma sempre lì penso, no? No, che coglione il tab. Dici di no e può essere che la risposta sia no. Avena. Sì, sempre quello il meglio. No, era sempre meglio quello. Su 19 hanno fatto la mod per i tubi per la botte. Sì, ma ti rendi conto che è una troiata il fatto che tu debba mettere una mod per una cosa così ovvia? Sta piovendo, sì, però dentro la serra no. A meno che non si ricarichi la sera, sarebbe fighissimo. No. No. Magari c'era un imbuto che raccoglieva l'acqua piovana troppo avanti. Credo per esperienza capisci quando il prezzo arriva al massimo.
Ho visto che ci sono i drop di Anti Showdown, però è da un po' che non ci gioco. Troppo poco plausibile se vedeva un imbuto di 45 metri. Ma anche poco, non un imbuto piccolino, un imbuto grande. Magari metti, non lo so, la grondaia della serra che va a finire dentro un piccolo recipiente con un filtro. Poco, però qualcosina di risulta. Un pozzo per non dover andare al lago. Cioè, il fatto che io debba fare la retro con quell'affare lì per riempirla è merda. Vuol dire che veramente non ho l'allaccio idrico io a casa. Non bevo l'acqua a casa. Poi non sto dicendo che me la devi dare gratis l'acqua, la pago un euro al secondo come su Farmers, così. Ecco qui. Porto la casa in acqua ogni volta. Singhiozzo. Molte delle aggiunte su questo sono mod del vecchio. Ottimo. Non c'è un pozzo. Se c'è, io non so come metterlo. Ci abbiamo guardato ieri, non l'ho trovato. Se c'è una soluzione alternativa, non vedo l'ora di usufruirne. Certo, ho appena speso 10.000 euro di cisterna, ma... Grazie a John per gli 8 mesi. Sì, droppano tutti quelli che stimano Ant nei prossimi giorni. Non ho visto che drop ci sono. Ci sarà una roba di vestiario, immagino. Vai su costruzione, lo trovi in basso premendo la P. Vediamo, costruzioni. E dove? Cos'è questo? Ricarica elettrica? No. Pesa piccolo? No. Biometano? No. Silos? No. Fattorie? No. Ampliamento silo? Dov'è? Produzione? No. Non è insieme alle serre? Non è insieme ai generatori? Frutteti? No. La cosa bella di questo è che puoi costruire delle aziende per creare prodotti con le materie prime che raccoglie. Ma è fighissima sta roba qua. Fighissima. Container. Container, ecco qua. Serbatoio idrico. Puoi rifornire acqua fresca alle tue cisterne. Ma come funziona, scusami? Però la devo riempire io. O si riempie da sola? Come funziona? Come un vendor per l'acqua? Piazzi, pagando un po' di soldi ti riempie le cisterne. Ma porca vacca. Vabbè. Tanto ho preso l'altro e sfruttiamo quello. Mi stanno del frate? E il prezzo per non andare fino al fiume? Ma vabbè, facciamo così. Ormai, più che altro, l'ho speso ormai. Com'è possibile che ieri abbiamo guardato e non l'abbiamo visto? Siamo scemi?
Però devi sempre usare la botte per spostare l'acqua nelle serre. Ah, e allora faccio prima a mano. Vado via dritto. Sì, sì, si può vendere quello acquistato, ma a sto punto, guarda, andiamo via così. E va bene. Vedi che comunque quando non devi fare delle cose che rompono il gioco è molto piacevole giocarci, ed è per questo che io non voglio lasciarlo sto gioco, non voglio mollarlo. È il gioco che non vuole essere giocato. Non mi vuole. Ti evita la camminata a casa al lago. Vabbè, ma se tanto comunque mi serve comunque la cisterna, sti cazzi. Lo faccio anche volentieri. Il problema è che le cose che non lo rompono sono poche. Quanto è vero. Ma possono togliere sta cazzata da in mezzo alle palle, sti stronzi? Voglio mettere come regola che non si, a fine partita non si deve lasciare la merda al negozio. Guarda qua. Ha dei bambi. Aspetta che adesso è buio, non vorrei mai combinare... No, no, meglio dormire, va là. Oddio. Che giro. Non hanno i soldi per il camion. E allora che cazzo lo comprano a fare il rimorchio? Sti poveracci. Everybody sing song, do that, do that. Non ci fosse sto albero in mezzo al cazzo, guarda. Sarebbe tutto più facile. Queste cose mi compro una motosega. E mi apro un'apertura. Rischiosa mossa, gatto. Ma sei il numero uno, ce la puoi fare. Intanto ricarichiamo l'autocisterna. Ruba non si può fare, Gabriel. A parte il fatto che neanche io ho i soldi per il camion, quindi. Oh, they do that day. Era in offerta. E che vuol dire che è in offerta? Scusami. Dai, dai. E dai, guarda che è incastrato. Perfetto. Oh, the two daddy. È usato, l'usato varia. Ma perché comprano l'usato? Sono proprio dei poveracci, eh? Dei poveracci. Sono in tre, fatturano un botto e rompono i coglioni per le robe usate. Tiè, vai. Qua mi sa che va via tutto. Perché vale come due di quelli, immagino. Vediamo. Minchia, molto meno. Va bene. Ma no, scusami un secondo, già che ci siamo. Motoseghe. Quanto cosa cambia da una all'altra? Sono tutte uguali, no? Compro questa. Fresco, la rotina del mouse, premi 1 o 2 sulla tastiera per cambiare motosega. Perfetto, quindi adesso io ce l'ho. Boh. Così cambiamo questo accesso al fiume. Però sul gioco di fittizio ti fai le storie sulla roba usata.
ma tu non hai idea di quanto sperma ci sia su quella roba lì. Sicuramente i camionisti ci facevano le orge lì dentro. Che schifo. Ma ce l'hai. Vabbè, c'è la presa salda. Dov'è che ero sceso? Più in qua, più a sinistra. No. Quelli di Eurotrack, vedi? Tutto torna, Gabriel. Guarda, qui mi piace molto. Perfetto. Non cascare, eh? Come si sega l'albero? Ah. Che inculata. Questo posso? Però non mi dice niente. Ah beh, è stato un ottimo acquisto, insomma, sta motosega. Va bene. No, qua non torno più su. Però magari riesco a fare una piccola retro. Aspetta. Ok. Così. Eccolo là, perfetto. Vai ancora. Ok, buono. No. Mannaggia me. Perfetto. Quanto cazzo devi andare giù ancora? Così. Sì, vabbè, ma è dentro l'acqua, eh? Non è vero. Ai, mi sono incastrato. Veramente, cioè, come può essere corretta una roba del genere? Guarda quanto è merda. Vabbè. Il tutto per non mettere un cazzo di tubo. No, adesso. Oh, piano, non faccio scherzi. Io voglio vederlo uno che va al fiume con una cisterna e la infila dentro l'acqua per riempirla. E vai. Un laghetto? Non lo so. No, no, fuck gravity più o meno, perché è più o meno corretta la cosa. Il problema non è quello. Opterei per il pozzo. Non voglio spendere altri soldi. Che palle. Che poi tanto devo usare comunque questo. Non c'è un altro fiumiciattolo qua intorno? Magari più accessibile. Ah, c'è il laghetto, però è distante. Che rottura di palle. No. Madonna, qua è tutto morto. Com'è possibile? Mi manca così tanto l'acqua. L'abbiamo messa. Guarda. Non è che si può comprare un tubo. E che cazzo ne so? Boh, non penso. Ammazza. Però mi serve tanta acqua anche di qua. Beh, vabbè, sono contento, guarda, sono contento. Vuol dire che dura di più, produrrà di più. E si spera inizierà anche a generare fatturato qui. Dov'è che era? Qui. Guarda, prodotti venduti 860 euro. E siamo al 16 di ottobre. Facciamo che sono 1600 al mese. Comunque poco. Meno, buon giocatore, come sta? Grazie alla sua benedizione sono riuscito a superare il penultimo esame della magistrale. La si segue sempre, anche se purtroppo in pasta. Ma grazie mille, tantissimi auguri. E complimenti, soprattutto. Auguri per l'ultimo. Aspetta, voglio far cazzate, anche se qua me la sto rischiando. Però vabbè, dai, vuoi che vada ad impantanarsi proprio qui? No, guarda, ci sono le mie ruote, le ruotate di prima, quindi a posto. Via. Hai ragione, la serra non vendi in automatico. Fermo!
Che pagliura, che pagliura. Però non aveva ancora prodotto niente, spero. Grazie. Ah, comunque, allora se quei soldi lì li ho fatti senza la nuova serra... E Nici che dice, sei arrivato giusto un attimo in ritardo, ci ho appena provato, non si può. Non è roba mia. Io ho lo strapiombo. Ti prego, dimmi che non sono spawnati cosi di fianco alla serra. Che cazzo, che paura, non l'avevo mica visto. Questo ducato. Sì, ma si fermi un attimo. No, dimmi che non sono usciti, non sono usciti, non sono usciti. Non sono usciti, perfetto. Ottimo. Quindi non hanno ancora iniziato a produrre sta cazzata. Dove la sta buttando l'acqua? Ah, ok, sì, sta salendo. Mi piace che il gioco non si metta mai in pausa, perché ovviamente non ha la pausa, perché siamo su un server, ma nel menu sì. Cioè nel menu non va avanti l'opzione. Questo qua. Poi questo qua. Ho buttato a poco e niente. Ok. Allora, io nel frattempo vorrei comprare anche il grande sacco della merda. Dov'è che è? Qui? No, qui no, qui no, qui. No. Qui. No, io non ho il fertilizzante solido, vero? Io c'ho questo. Allora, l'erbicida mi serve... Minchia, quanto costa? Perfetto. E il fertilizzante ancora no. Non so, lascio anche io il negozio finché non mi serve, così imparano. Stavo pensando la stessa cosa, inverno. Stavo proprio pensando la stessa cosa. Abbandono qui questo. Campo di termos lo lascerei. Ok, tanto adesso funziona quella roba lì, no? Mi a posto. Ma se io adesso lo metto a fare, cioè metto lo stronzo a farlo, lo fa tutto? Che vabbè, lo pago per l'amor di Dio, però almeno io intanto mando avanti un'altra cosa. Bloccato un oggetto, sì, sono io, vai. Ok, vediamo se si blocca lì. Ti prego, non bloccarti lì. Si blocca. Ah no, ma tanto io non lo posso fare. Lascia perdere. Come tolgo il... Ecco. Che stronzata, io non posso fare altro perché ho un trattore solo, giustamente. Stavo buttando via proprio soldi e tempo. Cazzo, ci sono i sassi. Devo prendere il coso per togliere i sassi. Ok. Le scialuppe coi cannoni? Nella prossima cosa... non è male. Non è male la scialuppa col cannone, perché la scialuppa è troppo indifesa, poverina. Ah, ho lasciato fuori un pezzettino. Adesso lo risistemiamo. Tu pensi da businessman senza potertelo permettere? In che senso? Ah, per risparmiare tempo. Mi servirebbe un secondo trattore.
Devo vedere anche sta cosa per togliere i sassi. Carrelli. C'aveva un nome. L'avevo visto. Attrezzi, gomma. Cura dei prati, no. Rulli. Desassatrice? Dov'è che è? Barbabietola, carrello. Raccogli sassi. Eccolo qua. Quanto? Puttana. Quanto inficiano i sassi? Che potrei noleggiarlo, sì, però minchia. No, va comunque. Ha senso noleggiarlo inverno, dici? Era quella la mia domanda. Vale la pena noleggiarlo? Perché sono pochi, tecnicamente. Poi. Togli a mano. Eh beh, se posso. Diminuisco una resa delle culture. E quello lo avevo intuito da solo. Ma quanto? Che cazzo hanno coltivato loro? Sono patate? Alfo si rinnova e che fanno? Si rinnova il gattone più lasagnone di Twitch. Madonna. Grazie. No, non ho seminato, sto diserbando adesso. Abbiamo visto che funziona molto bene la cosa. Cioè aveva funzionato l'altra volta che l'ho fatto per errore. Quindi voglio replicare. Ok. Tieni in mente per il futuro a sto punto. Che cosa? Mi conviene seminare? Beh, sì. È stato un ottimo errore. Sì, sì. Sì, sì, assolutamente. Partito un po' troppo presto, ma. Pure a piova. Che cosa, inverno? Sarebbe sensato comunque metterlo solo da un lato. Non so se si può. Vabbè. Ieri il diserbante non lasciava traccia. Perché ieri l'abbiamo messo dopo aver seminato. Non lasciava traccia per quel motivo lì. Allora, vado a ricaricarmi un po' di diserbante, che così facciamo un viaggio in meno. Prendo la raccogli sassi, eccola qua. Questa qui, dettagli, noleggia, perfetto. Vado a ritirarla. E siamo a posto. Ups. Ma c'è scritto cosa sto buttando? In basso a destra, guardate, c'è la X. C'è scritto lì. È diserbante. Tutto ok col naso, sempre quello.
Grazie Max che regala la sub a Vedovikes. Ups, no, era meglio spostare un po' più avanti, aspetta. Dai, una bella persona, va. Ok. Buono. Come funzionerà? Ma basterà accenderlo, presumo. Posso attaccarlo davanti? Cazzo, ci avevi ragione. Sì, sì, lo attacco perché così me lo porto dietro e non devo fare due giri. Grazie. Grazie mille. Potete digitare la versione pezzotta di Farming Simulator? Sì, come Farming Simulator è la versione pezzotta di se stesso. Ok, allora, questo adesso lo piazzo qua, così. Perfetto. E ok, allora, noccato più i sassi, eccoli qua, area là i sassi, boh, B, ah, prima V, ah, me lo mette di là però, li ha raccolti? Cazzo, non mi sembra proprio. Sto sbagliando? Scusa, se lo fa lui? Ha smesso di lavorare. Campo non trovato. E ci sono. Quindi? Forse il terreno deve essere arato, perché? Che discorso del cacchio è? Perché devo arare prima? Cioè, i sassi ci sono, non è che ci sono solo dopo che ho arato. Oh, vabbè. Che dobbiamo fare? Mi adeguo. Deve abbassare. L'ho fatto, l'ho fatto. No, aspetta, aspetta, aspetta. Che cosa stiamo fermo? Cosa coltiviamo? Quasi quasi andare di colza. Vediamo. Che mese siamo? Ottobre. Vai di colza. Colza sia. Cos'era? Y? Colza. Buona. E vai. Pensieri, poi devi passare il rullo. Cosa? Che lights? Blinded by the light. E gira ste cazzo de ruote. Ora arrivano i termos. Nah. Non è che secco il campo.
Beh, boh, non lo so. Tanto dopo dobbiamo comunque passarci il... come si chiama? Non l'ospizio, ma... la merda. Ci dobbiamo mettere sopra la merda, ci dobbiamo mettere. Che si chiama concime o fertilizzante, esatto, esatto. Non so perché, ma mi veniva ospizio. Mi sembra normale comunque quando bisogna fare questo tipo di cose. Il problema sono le robe proprio extra coltivazione, sono tutte una merda. Sono io con un po' di diarrea. Mia, volentieri, solo che è un po' acidina la diarrea, Mangia un po' di riso. Mangia un po' di riso. Blinded by the light. Comunque, come prima run, mi sembra di andare benino. Ci sono un po' di robe che devo ancora capire, ma in generale. Grazie bambino Luigino per i 58 mesi. Mi confermate se comprando la rimessa del capannone, cioè il capannone dove mettere gli attrezzi, posso modificare la mia... No. Il mio portaroba anche senza andare al negozio? Non mi sono spiegato per il cazzo. Posso togliere la copertura del cassone? No? Cioè devo per forza andare lì? Perché qualcuno ha scritto che nei vecchi funzionava così con la rimessa. Se metti l'officina, sì. Ah, che è veramente una merda, però. Devi comprare il capanno degli attrezzi. Capanno degli attrezzi. Aspetta, io non voglio rovinare il campo a questi mentecatti. Ma cosa sono? Patate, veramente? Fammi vedere. Semi di soia. Aspetta che rallentiamo anche un po' il tempo. Così non abbiamo proprio fretta né nulla. Blinded by the light. Blinded by la luce. L'officina. Sì, sì, no, l'ho vista che era in costruzione l'officina, però chissà quanto cazzo mi chiede. Proprio una puttanata. Scrivere le patate con la soia. Sembravano le piante di patate. Che ti devo dire? Non ho l'occhio clinico. Ma poi la soia, scusami, non richiede la base acquosa come il riso? Sbaglio? Potete tranquillamente dire una grandissima, enorme cazzata. Quindi... dai, se vuoi scattare un po' di più, server di merda. Mi sbaglio, immaginavo. Il wasabi, no, vabbè, il wasabi però è proprio un altro tipo di pianta. Wasabi è simile al bambù. Come visivamente. Opla. La soia legumosa, infatti, hai ragione, come i fagioli. È una radice come le patate, il wasabi. Sì, perché la parte poi dopo che si magna è sottoterra, come la patata proprio. Però visivamente, se tu guardi un germoglio di wasabi,
e ricorda il bambù. Già che ci sono. Blinded by the light. È un tubero. Come? Non è solo la sveglia, robo. Io mi sto svegliando tantissimo prima della sveglia adesso. Sì, vabbè, perché sono stressato, è tornato quel periodo di stress, porca miseria. Questa cosa della connessione mi ha veramente gambizzato. Però forse c'è uno spiraglio di luce. Wasabi che coltivava Clarkson nel laghetto non era poi così simile al bambù. Il cazzo? Certo che ci somigliava un botto al bambù. Hai mai visto un bambù? Un germoglio di bambù? È marroncino a punta. Un po' come quello che si vede anche in Animal Crossing. Poi vabbè. Si parla della punta. No, non voglio iniziare a buttargli roba addosso, fare faide, che dopo si incattiviscono. Loro hanno più uomini, più soldi e più tempo libero durante il giorno. Non voglio mettermi contro dei nemici troppo potenti. E soprattutto hanno anche più esperienza di me in questo gioco di merda. Capisco tra l'altro perché gli piaccia così tanto, fa veramente cagare. Grazie a Gaia, buongiorno gatto, buongiorno a lei, grazie per i 3 mesi. E eccoci qui. Vogliamo andare a bere qualcosa? Ma con grande piacere. Allora, vediamo sta cazzata dei sassi. Ho già qualche strisciolina, adesso vediamo. Qua ho lasciato un buchetto. E anche lì, vabbè. Allora, quelli li ho mancati. Qua ce n'è. Vediamo se raccoglie questi. Questi dovrebbe prenderli. No, ragazzi, non li raccogli sti sassi de merda. E non so cosa dirvi. Non so se sia un bug o se banalmente non è l'attrezzo giusto, non lo so, non li raccoglie. Boh. Sì, Twitch ha calcato le mani con la pubblicità. Sono assolutamente d'accordo, ma ne parlo da una vita. Soprattutto per me, che io mando una pubblicità ogni mezz'ora. Che la mando, per carità, più lunga, mando un paio di minuti di pubblicità, aspetta che ridiamo dietro questo, ma ogni mezz'ora, proprio per non rompere troppo i coglioni alla gente, per non rompere i coglioni ogni 10 minuti con 30 secondi, preferisco ogni mezz'ora, uno si è guardato mezz'ora di live, poi vabbè, parte una pubblicità, si fa una pisciata e arrivederci. Purtroppo Twitch in questo periodo, e sto notando non solo da me, ma da tutti, cioè da tutti di quelli che su sta calcando la mano tanto. Tantissimo. Vabbè, YouTube adesso ti mette 2 pubblicità di fila, tutto un disastro. Il problema di Twitch è che non ti mette in pausa il contenuto, no? E quello è il problema. Non può metterti in pausa. Aspetta, è che devo svuotare questo. Ne parlavano anche al cortocircuito, che pure loro c'hanno purtroppo questo dramma della pubblicità. Lì purtroppo non ci possiamo fare niente, perché, cioè, in realtà, sai cosa posso fare? Posso togliere io la mia pubblicità,
Ma nel momento in cui loro smettono di spammare, cosa succede? Che io lo prendo nel culo. E mi è capitato di fare mesi interi senza mandare pubblicità. Vorrei evitare. Quindi mi dispiace un sacco, ragazzi. Io più di fare così non posso. Perché si lavora al buio? Perché i termos hanno fatto questa cosa qua di accendere le... di mettere queste luci. E visto che vorrei evitare di non poter dormire, perché loro possono comunque lavorare di notte, ho dovuto adeguarmi. Faccio una pisciatina mentre questo lavora. Funzioni? Vediamo. Arrivo. Che bel lavoro che hai fatto, bravo. Soldi ben spesi. Devo andare un po' ad occhio adesso perché non vedo bene. Ok, un po' si vede la differenza. No, il cazzo. Si vede quando butto giù, poi dopo sparisce. No, 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 si vede. Oh, si vede, si vede, si vede. Allora faccio bella manovra qua. Buona. Ok. Bene. E vai. Ah, ho lasciato una striscetta. Dopo si sistema, dai. So già cosa fare a Capodanno? Attualmente no. Non abbiamo pensato a niente. Anche perché adesso abbiamo altre priorità. Le tasse, ma soprattutto le tende. Anche perché una volta messe le tende, anche quel piccolo freddo che arriva dalle finestre lo si elimina. C'è una bella tenda sopra, a posto. Quindi si risparmia ancora di più energia elettrica. Ho fatto un po' una cazzata qua. La faccia di un po'. Fermo un attimo. Capodanno in tenda. Non so quanto mi chiederanno per il tendaggio di casa. È la prima volta che mi affido a un esperto di tende. Esattamente come per la prima volta mi sono affidato a un arredatore per farmi casa. Ho pagato, perché ho pagato, però mamma mia se le rotture di cazzo si sono ridotte all'osso. Devo dire che sono contento del mio investimento. Con le tende ancora di più. Devo sottovuoto dopo. Tendaio, un tendaiolo, non lo so. Ho visto che ne hanno fatte i miei vicini, sono venute molto fighe. Ho detto cazzo, anch'io le voglio fighe con i miei vicini. Anche perché siamo gli unici rimasti senza tende. Ce l'hanno tutte e noi no. Abbiamo messo della plastica sulle finestre per non far vedere dentro. Adoro arredare casa. Deformazione professionale da designer. Ma guarda, anche a me non dispiace. Però andare a cercare il mobile giusto che va nel posto giusto è sempre una torre di coglioni. Preferisco uno che mi apre un bel catalogo e mi fa vedere questo. Anzi, che prima mi chiede il budget, poi dopo in base al budget mi apre il catalogo. Che mi ha aperto il primo catalogo. Allora, questi qui sono 7 milioni di euro. Si basta un fiato. Dai, ma dai, di un centimetro devo prendere quel palo de merda. Il sito di Redoute, che cos'è? Per i tendaggi? Ma abbiamo già telefonato, andiamo domani. Ho giocato altro, Assassin.
giornali sono più trendy della plastica. Sì, però con la plastica vedo attraverso. Sì, praticamente è andata così, Ricky. Però anche fanculo. Ma di che cosa? Ma siamo scemi? Ma che ho pagato? Per fare che? Cosa vuole? Spacco la faccia. Ma guarda te. Per carità, 4 euro. 6 erano. Però fuck you. Ok, no, devo metterlo un po' più in qui. Bon. E il campo dovremmo esserci, no? Fammi vedere. Aspetta, facciamo così, togliamo questo. Bon. Erbazza 0, fertilizzato a 100. Apposta. So perché parlato così. Poi muletto. La sera ha fatto qualcosa? Sì, adesso gli do altra acqua. Sti sassi. Non si sa. Perché questa curva a gomito? Ne spawna un altro. Strano. Vabbè. Perché non ho messo il tempo che passa così veloce adesso. Va bene. Allora. Certo. Gioco di merda. Gioco veramente di merda. E adesso quello come lo sistema. Non so, devo sforchettare un po' di più, ma ok, dai, ce l'ho fatta, è andata bene, posto. Buona. Che merda. Mettiamo il tempo al massimo adesso. Dormo. Guarda come cresce. Ma non sono erbacce queste, spero. Ma come cazzo è possibile? Vabbè, faccio sto lavoro dell'acqua e poi dopo sistemo. Non ho parole. Non ho veramente parole. Era il gioco del pallone ieri? Probabilmente sì, non lo sappiamo con certezza. Di sicuro non ha aiutato. Stamattina liscio come l'olio, siamo in live da 2 ore e mezza. L'unico problema che c'è stato è stato il server di farming qui che si gasterà. Mi ha fatto buttare via mezz'ora. I fiori erano fuori dal campo, sì, però comunque segnava erbacce. Spero fosse il calcio, eh. Non tanto perché dovrebbero esserci altre partite adesso, no?
Non vedo niente. Ok. Caramba! Questa me la sono rischiata, eh. Questa me la sono rischiata proprio. Arx, ciao gatto, mi ero dimenticato di rinnovare. Com'è casa nuova? Finita tutta? Sì. Beh, sì, è finita da un po'. Oh, cazzo. E adesso? Una volta, anni fa, di no. Merda. Ok, 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 ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Cazzo. Cazzo. Buona. Allora, partiamo dall'ultimo. Catrò quanto ciuccia. Poi, prossimo. Perfetto. Vediamo quanto rimane in questo. Boh, e non se ne parla più. Lascio fermo qui. Dopodiché, erbacce. Perfetto. Vai. Togliamo il fertilizzante. Dove sono le erbacce? Ah, il cazzo delle erbacce però l'ho messo di là. Ah no, eccolo qui, eccolo qui. Dovrebbe essercene qua. DC di Animal l'hai finito? No. Quello l'ho proprio mollato. Quello veramente non l'ho proprio più toccato. Visto che è in ballo, non è come nel piano nuovo così già pronta. Ma mi dedico a questo prima. Ci ho pensato, ma preferisco sbrigarmi qui. No, guarda che sbatte. Oh, che culo. Vai. Sto diserbando fuori. Ok. Più o meno fuori. Madonna, è già sera. Vabbè che siamo a novembre, però sono le 3. Cazzo di buio. Mi piace come ammazza subito. E vai. Se che in pisa la luce. Ma chissà quanto pago di bolletta. Magari funzionasse così sto disturbante. Sì, sì, instant. È brutto sto gioco. Abbastanza una merda. Che in realtà, quando devi fare cose come queste, è bellissimo. Vai tranqui, è super godibile. Il problema è quando ti fa fare tutte quelle cose accessorie in più che sono pensate male e create peggio. Purtroppo. E lo dico da amante di questo tipo di giochi, come sapete. Aspetta, questo qua magari è il caso che lo sposti un po' più avanti. Lì.
anche il 20 era così, no? Non l'ho giocato, quindi non ti so dire. Che fine ha fatto la luce che c'era? Boh. Vabbè. Faccio andare bene quello del trattore, che vi devo dire? C'era un istante fa. Cosa, rubinetto? La raccogli sassi, ha fatto un gran volo, ma l'ho restituita. Non ce l'ho più la raccogli sassi. Il 19 era PC, il 20 mobile, il 21 doveva essere PC, è saltato ed è diventato 22. Cosa vuol dire mobile? È uscito per cellulare? Sì, ho investito la macchina. E opla. Guarda comunque che bel lavoretto che sto facendo. Che per carità, non ho mai seguito molto i Thermos mentre ci giocavano, però mi sembra molto meglio delle porcate che ho visto fare da loro. O sbaglio? Ma anche il rumore del John Deere, sì. Non il suo volume, però. Quello non ci manca. Qua in mezzo ho dimenticato un pezzo, no? Stop! Hammer time! Anche quel bordo forse, non so se sì, era da fare anche quel bordo lì. Bene, non lo so, spaccacessi, non ci ho mai giocato. Volevo far la curva, non ce l'ho fatta, colpa mia. Molto bello, Yorick. Oh, comunque i soldi stanno salendo, eh. Devo dire che non ho fatto male ad investire sulla serra. Allora? Ah, cazzo, non era giù. Fanculo. Ma l'avevo fatto. Vabbè, non importa. Fai così. Che poi gestire tutto col mouse è proprio una stronzata. Capisco l'altitudine, ha un senso, ma non anche l'inclinazione, perché io rischio magari di voler solo alzare e invece mentre sto alzando inclino e mi casca tutto. Cioè, gestiscimelo con la QLA del pad, sì, del pad, della tastiera. Perché fare queste cose così? Perché sono dei pezzi di merda. Ecco perché. Anche io, che ho fatto sta cazzata. Chi è? Ah, la serra che dà acqua. Boh. Qui si fa erbaccia 50%, che non so come cazzo si passa a togliere il 100% ormai. Fertilizzato 99%, 100%, dai. Allora, dovrei riuscire a venderla entro dicembre, sarebbe ottima come cosa. Noi siamo qui, vediamo un po', qui l'acqua c'è.
e c'è una produzione continua di cose. Adesso aspetto un attimo, poi farò un giro con il miele. Lì comunque ce n'è altro. Che succede? Vado a prendere altro miele, allora lo raccatto. Nelle serre ho messo quello che mi faceva fare, pomodoro, lattuga e fragole. Però non potevo scegliere tutto pomodoro, tutta lattuga, tutta fragola. Se non ricordo male, con i tasti JKNM. Ho capito, ma che scomodità è? Perché non la quella E? Se la quella E magari no, perché c'è quella... Va bene, non importa, va bene così. Ce lo facciamo andar bene, che vi devo dire. Non ci sono mod. Cioè, almeno io non ne ho messe. Aspetta che... Questa la devo far cadere, perché altrimenti mi romperà i coglioni dopo. Ditemi che è fatto bene. Mica producono, ste api. Ma perché si attacca con uno adesso? Mira appiccicoso, no? Tanto bravissime le api che fanno direttamente il barattolo. Ce n'è ancora? Sì. Ammazza come sono operose. Ascoltami un attimo. Vediamo se ha un senso a questo punto acquistare. No. No, questo è l'officina meccanica, mi serve. Permette di creare un centro in un punto qualsiasi della mappa dove poter personalizzare i macchinari senza necessità di pagare un meccanico. Che ricordiamo, è una stronzata che si fa gratuitamente, abbassare le palette di quella roba lì. Ma va bene. Oh cazzo, guarda lì in mezzo. Vabbè, ho lasciato una striscia, amen. Secondo me è un bellissimo gioco con problemi oggettivi, ma resta divertente. Io non ho detto che non è un bel gioco. Sto dicendo che ha dei difetti talmente tanto gravi che ormai arrivati al 2022 potevano essere risolti prima, ok? Ed è la prima volta che ci gioco io, proprio per me è nuovo. Avendo giocato altro, di indie costato meno, non posso fare a meno di fare una comparativa e dire cazzo, lì le robe funzionavano. Alcune cose un po' male, ma lì stiamo parlando di un indie che costava un quinto di questo, di quanto è costato questo. Quindi sì, è divertente, è bello, tutto quello che ti pare. Però c'ha dei problemi, come hai detto tu, oggettivi, che rimangono però, e sono gravi. Vabbè, adesso l'ho infilzato io. Ti fa il pallet ogni volta che ne ha prodotto anche solo un barattolo? Ma veramente? Sei sicuro? Non mi pare, eh? No, no. Loro mettono... Ne mettono uno alla volta. Ne stanno mettendo quattro a botta. Cos'è che è lento? Non so perché il mio muletto sta sparando fuoco, sta bruciando proprio, è a carbone sta andando. Una volta, anni fa, di no. Arkelish, buongiorno signor gatto, siamo a 44 come dei gatti in fila per 6 con il resto dei due, grazie mille.
Farmers Dynasty è meglio. Allora, per certi punti di vista è assolutamente meglio, poi per altri è ovviamente peggio. Però di base, se devo mettere divertimento, tempo speso e funzionalità, cazzo, è meglio l'altro. Qui puoi fare di più. Però guarda come lo devo fare. Ecco. È anche più vario, sì sì, assolutamente. Poi c'è quella componente sim che è molto bella, molto apprezzata. Ma mica quanto ne stanno cagando di miele. Oi mamma che docciate. Ma quanto lo vende il miele? E adesso mi sa che un giro me lo faccio, perché al tempo 120 fanno miele su miele. Sì, è vero. Però non cresce l'erba. Ma non lo so, vabbè. Prospettiva, canaglia. No. Vediamo se riesco a fare la mossa. No, vabbè, non importa. Mi ha fregato la prospettiva. Poi l'ho messo veramente in un posto del merda sto coso. Ups. Mando, perdonami. Siamo ancora qua. Già, perdonami, non t'avevo visto. Ok, facciamo così. Mi piacerebbe fare l'apicoltore. Che poi se resto qua non arriva niente. Ecco, vedi? Vedi che si crea tutto? Sempre eccessivo. Sempre eccessivo. Quando... Ok, vediamo. Vediamo. Cosa mi manda la Roberta? Perché? No, scusate, ho sbagliato tasto. Momento di tensione. Era proprio la Roberta che mi doveva distrarre col generatore di Benedict Cumberbatch. C'è proprio un problema comunque di inclinazione qui. Io a sto punto sforchetterei un po' di più e andrei dal lato. Alle, il problema maggiore di questo gioco è che non l'hanno provato. Ci hanno messo un anno per aggiungere le quattro cazzate. Vediamo. Non se riesco a sforchettare così. È il primo di dicembre. Cazzo, devo consegnare il campo entro sto mese qua, altrimenti lo prendiamo Interqlyric Savers.
No, ho sbagliato tasto adesso. Ma poi può essere così molle una cosa sopra l'altra? Cioè non esiste l'attrito. Guarda! No, vabbè, ma quanto fa cagare! Ma lo sto inclinando verso di me, il problema rimane, non è una questione di inclina, è una questione di non può scivolare così, non possono scivolare così. Posso capire magari nella parte metallica che sia scivoloso, ma non legno su legno. Guarda, ma vaffanculo va, che schifo. Ma non mi aspetto che sia di cemento, mi aspetto che non scivoli come se fosse fatto tutto di burro. Dai, non potete giustificare una roba del genere, ragazzi, è una merda. Cioè, sono 200 kg, sono. Anche solo per il peso dovrebbe stare incollata quella roba là. Plastica o legno è comprensibile. Legno su legno, appunto. Miele non olio. Non me la potete proprio giustificare. Fa schifo, fine. E va bene. Queste manovre si doveva fare piano piano. Va bene. Lo posso fare anche piano piano, però... Lo devo fare piano piano perché il gioco è una merda, non perché effettivamente ha un senso. Guarda, guarda, ho frenato un attimo, parte via. Bravo. Aspetta che devo girare questo, se ci riesco. Opla. Bagagli sono saponati, vedo. Cazzi. E così anche nella realtà non significa niente legno su legno. Con il muletto si deve fare attenzione. Di certo non si può impilare due bancali così, perché non reggerebbero andando piano. Non è vero. Giocapelli, non è vera questa cosa. Se io metto 200 kg sopra 200 kg, stanno fermi. E si possono impilare. Si possono assolutamente impilare. Adesso non conosco questo tipo specifico di cassa, perché magari è una cassa particolare, non si può impilare. Ma sono fatti per essere impilati, si impilano. E il peso tiene fermo, insieme a una piccola inclinazione del muletto, tiene fermo tutto. Capisco se stessi andando a 200 all'ora, inchiodassi, allora va avanti. Però ha senso, ripeto, che le due punte siano scivolose, ma non che i due bancali tra di loro si separino. Non ha il minimo senso che... Esatto, magari si ribaltano. Magari scivolano, anche se è improbabile, scivolano appunto sulla parte metallica. Però se sono due oggetti pesanti che formano attrito tra di loro, con il peso non li muovi neanche se vuoi. Sta cagando molto miele. Però adesso rallento il tempo perché tra poco arrivano i thermos. Ho fatto un multista 2 anni ed è molto più veritiero di quanto credi. Che scivolano gli oggetti tra di loro da 200 kg l'uno? Cioè se tu metti impilate due scatole da 200 kg una sull'altra, cioè non due scatole, due pezzi di legno, che fa più attrito dello scatolone, scivola. Ah,
A Sofarmi non è specificato che pianeta è, giustamente. Quella velocità, bisogna vedere se l'attrito statico... Sì, ma a che velocità sto andando? Se non gli ancori, sì. No, lo accetto che sono gli ancori, non stiano in piedi uno sull'altro. Mi fa strano che scivolino. Che si ribaltino, lo accetto. Il fatto che scivolino è strano. Mi sono anche un po' rotto il cazzo di fare sto mestiere qua. Ti togli. Che coglioni. Madonna, che fatica, oh. Ma no, li raggiungiamo i 10 km orari. Adesso anche un po' di più. Due bancali distinti uno sopra l'altro, molto pesanti. Anche se si incollano, bensì hanno entrambi una velocità e si muovono diversamente tra di loro. Scivono troppo su sto gioco, è vero. Ma comunque non stanno dritti. No, ragazzi, ripeto, che non stiano ancorati lo posso accettare, ma scivolano proprio. Cioè, non è che cadono o scivolano. È come se non ci fosse attrito tra le due superfici. Che mi stai dicendo che è più simile che alla realtà può succedere una roba del genere? Lo accetto, però sto giocando un gioco, o me lo fai 1-1 con la realtà, quindi sì, si muovono, è difficile, però si possono ribaltare. O mi rendi le cose più semplici, anche perché guidare un muletto è 100.000 volte più facile che guidare sta puttanata qua. Non ho mai guidato un muletto, ma guarda, ne sono abbastanza certo. Perché sì, vi assicuro che si guida veramente di merda. Non ho niente sotto mano, devo fare col mouse... Non ho... Anche, esattamente come guidare una macchina. È molto più facile guidare una macchina nella vita vera che con una tastiera. Facciamo un esempio. Non è come il muletto, perché quello non l'ho mai guidato. La macchina, anche la macchina qua, è sempre più facile guidare una macchina nella vita vera. Anche perché hai la sensazione dell'ambiente dove sei, il 3D, e hai un tasto che fa una roba e una roba che fa un'altra. Confermi, i muletti qui sono più fastidiosi della realtà, ma solo perché puoi inclinare la tua visuale. No, esatto, perché non hai la profondità e quant'altro. Poi dopo in un muletto tu imposti una roba, fai così, non è che sposti per sbaglio il mouse, esplode tutto. Anche nei sim racing è più difficile rispetto a correre dal vero. Lì però c'è una differenza. Quando c'è un simulatore di corsa è più difficile guidare la macchina, però dai più gas. Io nella vita vera non darei mai così tanto gas. Diciamo che ti senti più coraggioso e quindi dopo un po' ci prendi la mano più facilmente. Esatto, perché se ti schianti non muori, è quello il discorso. Per quello nel racing è diverso. Controllare meno tedioso? Non lo so, sai? Anche perché dovrei rimpararmi tutti i tasti, quindi va bene così. Mi sto giocando a Physics Simulator. Sì, vabbè, al di là delle facili e stupide battute. Non vuoi farmi la fisica perfetta? Va bene, allora mi rendi comunque il gioco il più fruibile, cioè il più facile da fruire possibile. Io non devo diventare scemo. Non puoi fare la fisica vera? Ok, non vuoi farla 1-1? Va benissimo, chi ti obbliga? Però fammi le cose che funzionino. Grazie Mariana per i 18 mesi. E questo è il problema di questo gioco. Le cose non funzionano. Perché sono tutte molli, tutte buggate, tutte compenetrate. Oh, o me lo fai full simulator, che è proprio la vita vera, o allora lasci un po'... calchi un po' meno la mano e me lo rendi un po' più gioco. E a me sta bene. Una delle due, fai una scelta. Non è che puoi far tutto.
La fisica emulata ancora non esiste. Ma va bene, ma chi ti costringe a fare la fisica emulata? Fai le cose benino. È comunque un gioco simulatore, me lo fai che funzioni. Ok. Perché non va in va... Che succede adesso? Che succede? Ecco qua. Mi sembra di chiedere chissà che cosa. Prendi una scelta. O la via simulativa, e allora me lo fai tutto perfetto, oppure, e non c'è niente di male, la via più giocosa, che è anche divertente. Cioè, se io adesso faccio la retro così, l'avete visto che il bancale si è spostato, esattamente come prima ci potevo camminare sopra mentre lo tenevo in mano, e non potevo... Cioè, questa cosa qua non succede. Che devo andare a un all'ora, perché altrimenti scivola via. Come base questo titolo è davvero buono. Come base siamo d'accordo. BeamNG simula molto bene la fisica. Sono quelli di coso, di come si chiama, Mad Runner. Quello ha una fisica formidabile e fenomenale, è vero. Mad Runner. Purtroppo per renderlo bello sto gioco avevamo dato tantissimo. Che palle. Opla, vediamo se riesco a fare. Incliniamo il più possibile. Ecco, questo è anche il massimo inclinabile, tra l'altro. Quindi non è che possa fare chissà quale lavoro. Oh. Qua ho preso male io la curva. Ok. Cosa sta succedendo poi su questo pianale? Perché adesso si connettono i thermos. Sicuro mi fanno volare via qualcosa e disinstallo il gioco. SnowRunner fenomenale, ragazzi. Consigliatissimo. Era nel Game Pass, se non erro. Sì, dopo magari rimangono fermi perché li puoi bloccare con delle cinghie. Non erro. Poi non so se sia la versione vecchia, quello che è. C'è uno SnowRunner. C'è SnowRunner forse. Non so se anche MudRunner. C'è ancora anche da Cloud. Bene, benissimo. È veramente figo. Sì, sì, assolutamente. Ci abbiamo giocato in live, è stato bellissimo. Quando ci abbiamo giocato? Quando è uscito ci abbiamo giocato? 2 anni fa? SnowRunner e MudRunner migliorato, sì. Poi non ricordavo se era un DLC standalone o proprio un altro gioco. Okay. Perché? Perché? Ma che cazzo ha fatto? Perché ha accelerato così tanto? Ma vaffanculo, va. Vi garantisco che non ho... Sto dando piccoli colpetti, li state anche vedendo. Ma porca puttana. Gioco di merda. Perché adesso sono inclinato male. Ma che cazzo. Non puoi pagare aiutante per fare questa cosa. Dubito fortemente che l'IA riesca a fare una roba del genere. Mi piacerebbe, attenzione. Però ne dubito. Occhio che prendo anche quello dietro. Vedi? Io adesso voglio solo inclinare, ma lo sta anche alzando, perché si fa tutto con il cazzo di mouse. No, è caduto quello. Vabbè. Grazie a Huntersoul per i 39 mesi. Doppio tocco ti permette di andare automatico avanti? E... opla. Un po' di più.
Perfetto. Vai. Buona. Buonissima. Giù. Pelo più avanti. Bello che mai. Pelo più avanti. Non posso. Inclinati. Al bacio. Premuto 3 inavvertitamente? No, che fa? Va avanti da solo il 3. Effettivamente è lì, però non mi pare. Potrebbe, non lo voglio escludere perché comunque non sono nato imparato, ma non mi pare. Certo che mettere il tasto per andare avanti veloce appena sopra il W, vabbè. Dormo. Così abbiamo fatto una roba. Il pianale pende da una parte. Sì, adesso sistemiamo. Alle 19 aveva fatto una mod che prendeva i bancali dalle balle a mano e faceva prima. Ma lì perdi la bellezza del gioco, però. È bello usare il muletto per raccogliere le cose. Però capisco perché hanno fatto la mod, perché il muletto è una merda. Vediamo, è tutto storto. Ma no, che non è storto, un pochino. Sì, un paio di luci anche nel piazzale sarebbero gradite sicuramente. Ma poi c'ha veramente una massa estrema, perché io non è possibile che sto andando ai 5 km orari in chiodo e si fa 4 metri. Perché in realtà non deve frenare su una moneta, ma quanto veloce va, cioè quanta massa c'ha sto coso. No, dall'altra. Dai di più. Niente, non va. Tanta. Sono 8 tonnellate. E ho sbagliato le 6 del mattino a dicembre. Infatti, guarda, facciamo un po' così. Sono le 7, posto. Non va più di così, non so perché. Ah, perché sto toccando con la gomma. Tomare vacca. Ma perché? Che cazzo tocca? Perché è inclinato forse, sì, è per quello. A posto. Ok. Vai. Mazza, per vendere un fiale di miele, veramente è un incubo. Cazzo di incubo. Più di così non va. Come facciamo? Devo fare il birbante. Vai, 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 sbirbanteggia. E non l'ho fatto. Provo a fare l'approccio da di qua. Ok, fermo. Fermo. Ok. Se non ho mai usato così tanto mouse. Sì, lo posso legare il carico. L'ho fatto anche prima. State attenti. Grazie Aspir. Dopo 2 ore di coda per il pass del firmacoppia di Zero Calcare, eccomi da lei. Vogliamo andare a bere qualcosa? Ma con grande piacere. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Non volevo fare così, ma ce l'ho fatta. Va bene così. Figurati se non iniziava a piovere. No, no, quella da dietro mi faceva un po' da contrappeso. Anche se non è corretto dire contrappeso, molto probabilmente. Ok. No.
Dai, ok. Ok. Che succede? Vabbè, buona così. Non accelera più. Ok, adesso sì. Random. Perché? Ok. Gratis sul premio di dicembre. C'è Frostpunk. Journey to the Savage. Ah, che ha scattato. Journey to the Savage, ragazzi, giocatelo con un amico. Perde un po' nel singolo. Ve lo dico, è bellissimo, ma nel singolo perde un po'. È pensato per essere giocato in più giocatori ed è meraviglioso sotto quel punto di vista lì. Se potete, giocatelo con qualcuno. Poi fate quello che vi pare, io ve l'ho detto. No, ma su cosa sei attaccata sta cazzata? Ma nella realtà è così. Nella realtà è così e quindi bisogna fare le cose così. C'era un pelo, no? Si è attaccato. E adesso? Fatto bene, avete ragione. Proprio come la vita vera. Oh, ti stacchi? Che cazzo. Mi sarebbe piaciuto, sapete cosa? Mettere un pacchetto alla volta. Uno alla volta, con calma. Va bene. Perdi tempo. Vabbè, lo perdo il tempo, va bene? Lo accetto, accetto di perdere tempo piuttosto che perdere il triplo incazzandomi. Prendo una cassa alla volta a mano. Però questa opzione non te la dà il gioco. Ti dice, eh no, devi far così. È bella merda. Cioè, si è proprio impigliato, come se ci fosse un pelucco. Ho preso male il bancale, il cazzo. Si è proprio incollato quello di sopra. Perché quello sotto, che avevo preso io, era a posto. Beh, prendiamo questo intanto. Se per qualche motivo non si infila. Ma esatto, mettevo un barattolo alla volta a mano. Adesso però è pericolosamente vicino a questa torre di Babele. Certo che si è buggato, perché non, lato mio non c'è stato nulla di diverso da quello che ho fatto fino ad ora. Ok. Boom. Vai. Pelo più su. No, più giù. No. Sforchetta un po' di più. No, no, fermo. Dove va? Ho premuto 3 allora, sì, a quel punto sarà il 3. Cioè, non capisco dov'è il problema, perché non sono abbastanza inclinato? Perché non va dentro? Non riesco a capire. Dov'è il problema? Oh
Va proprio su? No, lo alza così. Sai dov'è il problema? Il problema è che si è infilato sotto, si è infilato. Però me lo fa vedere da sopra qua, da questa visuale qua, perché si è compenetrato. Quindi io per scoprire se si è compenetrato o meno lo devo alzare. Ok, stavolta è andato tutto bene. Certo. No, no, ragazzi, si era semplicemente compenetrato. Chiamasi bug de merda. No, non ho premuto il 3 stavolta, il cazzo. Sono sicurissimo, non ho premuto il 3. Al 100% non l'ho premuto, anche perché ho ritirato la mano. Ogni tanto parte in quarta e decide di andare alla grandissima. È inverno, però mi fanno fare i soldi. L'avete visto, cioè è proprio partito a caso. Oh no, adesso comincia. Proprio nel momento più drammatico non potevano arrivare. Arriva la processione adesso. Ma infatti non è simulato. Io sono sicuro che uno chiunque, anche io probabilmente con un muletto, tutto sto lavoro l'avrei fatto in metà del tempo. Cosa ci fa a casa mia Morelli? Ma perché? Fa avanti e indietro. Ma vaffanculo, va. Io sono abbastanza sicuro inverno. I muletti comunque non sono così complicati da imparare ad utilizzare. Poi, per carità, non farei il fenomeno, perché comunque sono con le mani di merda. Farei con calma, ma farei bene. Prima spostare le mani, evitare reale. Ma io veramente prendevo una scatola alla volta. Avevo risolto. 2. Dai, ne manca solo uno. Lo so che se non mi diverto lo posso droppare, però cioè, mi dispiace perché comunque non è male per alcune cose. Per altre però è merda, è veramente merda. Mi sta sul cazzo che certi difetti sembra che li veda solo io. Cosa succede adesso? Su cosa ti stai poggiando di grazia? Ah, su quello. Ok, così. Ammazza quanto era inclinato. Eh sì, per forza, sennò cascava tutto. Vai. Adesso però non scivoli, pezzo di cacca. Perfetto. Bon. Bon. Eccolo lì. Guarda che lavoro. Abbiamo atteso quasi un anno per giocarlo, tra l'altro. Chirurgo dovevi fare, pensa a te. Ho visto che Moro ha scritto: non voglio impegnare le mani per nulla che non sia questo. Soprattutto perché ormai siamo agli sgoccioli. Anche Moro aveva litigato col muletto ieri.
Moro sono 2 anni che ci gioca, tra l'altro, quindi sarà anche più esperto di me. Desforchetta un po'. Ok, buono. Sì, sì, mi ha salutato, l'ho visto. Ha detto bella vicino. Non voglio togliere le mani. Grazie Conte per i 24 mesi. Sbaglio oggi neanche un hype train. Come siamo? Ah, perché manca il counter. Manca anche la NordVPN, scusatemi. Manca il counter. Dai che riusciamo oggi a tornare al 3.400. Rinnovate bellezze. Manca tutto, ho fatto un casino. Ma sì, dai. La vera live comincia ora. Ok. Come fa ad andare in esterna mentre inclino in interna? Guarda te. Cazzo, Liezar. Che succede? Che scade? Non scattare! Non scattare! No! Chi è che esce nel server adesso? Marco di merda! Se mi ribalto mentre trasporto, chiudo il gioco, non ci gioco più. Non so se rischiarmela e metterne un altro. Ci arrivo fino a su. Volendo ce la posso fare. Cosa faccio? Lo metto? Mi risparmierei un viaggio e un altro incubo. Mettiamone uno alla volta, dai. Lo faccio, lo faccio. Ce la faccio, ce la faccio. Quanto fastidiosa poi il fatto che mi cambi il menu dei tasti ogni volta che premo il tasto per posare qualcosa. Si è sembra fatto apposta per irritarmi. Guarda, sparisce, mollo, riparte. Uno. E poi ce ne sarebbe un altro lì, ma rimane lì. Oh, comunque stiamo facendo reddito anche senza fare nulla. Sono molto contento di questa cosa. Siamo a 20.000. Eravamo a quanto? A 14 prima, no? Se non sbaglio. Stiamo guadagnando anche senza fare i campi. No, non voglio legarli perché ho paura che si buggy e ne rimanga uno volante, ragazzi. Non perché voglio fare il fenomeno di sto cazzo. Perché è già successo altro. No, no, ma faccio altre serie al 100% inverno. Col cazzo che faccio altro miele. Si guadagna di più col miele, ma... è più il tempo che buttiamo via a farlo che effettivamente a... il guadagno. Ah! Allora. Ok. St-
Steffi Fox, buongiorno, 37 mesi, wow, come passa il tempo, purtroppo seguo poco per via dell'Uni, ma si passa sempre a rinnovare, grazie mille. Adesso andiamo piano, con calma, non andiamo a campi, facciamo proprio le cose con calma. È che adesso sono entrati i thermos, quindi lagga. Perché purtroppo il server non funziona ancora bene. Sì, sì, li ho legati alla fine. Non li volevo legare man mano perché avevo paura che si buggassero e ne rimanesse uno volante. No, mica trasportarli senza legarli significherebbe che già adesso non ce li abbiamo più. Andiamo piano. Non c'è fretta. Non c'è fretta. Dove consegniamo? È sempre al solito posto. Vale la pena prenderselo? Ripeto, per il poco che costa, provate Farmers Dynasty prima. Se non vi piace, passate a questo. Per me Farmers è più divertente. Più vario, più tutto. Poi fate voi, eh. Chiaro, questo qui ha più varietà di cose, però mamma mia. Ups. Questo livello di cose da fare è molto più serio, molto vero. Però abbiamo anche visto che ti capita magari meno spesso, ma quando ti capita che le cose non funzionano bene, mamma mia che giramento di coglioni. Farmer ha le queste, anche questo ce le ha. Prison e Police Simulator. Io Prison lo devo ancora avviare. Mannaggia. Mio Dio. Cosa stava per fare quel pazzo? Sembrava di sapere che stai facendo un infarto. È che, senti, devo spingere fuori col naso per, perché ce l'ho tappato. Mi dà di un fastidio, guarda. Sembra la balena che sbuffa. In che senso inverno? In prison puoi fare. Ma scusa, non sei l'uomo in prigione? Tutto questo per 5.000. Quanto non ne è valsa la pena? Tutto questo per 5.000 euro. Sì, oggi funziona tutta la connessione. €5.000 in mezz'ora, io ci metterei la firma subito. Nella vita vera anch'io. Nella vita vera anch'io. Non è così, abbiamo perso solo tempo. Investo in un altro coso, in un'altra serra, guarda, piuttosto. Ma anche forse l'energia eolica potrebbe essere interessante. €5.000 in mezz'ora, ma hai comunque 1.500.000 di debiti, conviene? Beh,
5.000 euro ogni mezz'ora, bisogna vedere che tipo di lavoro mi fai fare, perché poi dopo, prima o poi, arriva il momento del guadagno. Se me lo proponi come patto. E loro hanno il container più grande del mio. Allora... forse dovrei farlo anch'io questo cambio. Ma quanto ci vuole? Oh! Adesso lagga. Vediamo. Carrelli. Io ho questo. Su questo, questo me lo posso attaccare al mio? 36. Se no prendo un Rudolf. Fa 4, 18. Il mio tiene 8, questo fa 18. Ed è 4 e 6. Potrebbe essere interessante questo qui, no? Porta un po' di tutto. Devi vedere quanto tira il tuo tractor. Guarda l'usato. Ma ho paura di inculate. C'è sto pianale qua, c'è. Usato. Ma questo non so se me lo posso attaccare. Come faccio a sapere quanto tira il mio tractor? Eccolo qua. Pesa 12 tonnellate. Non lo so. Lo prende? Non puoi caricare i pallet. Su quello lì. Aspetta. Ma non sono segnati neanche su questo. Credo che sì, si possa aprire semplicemente. Credo che sia uguale. Dici di no? Vai sul trattore dallo shop e vedi come... ma io non so che trattore è il mio. È un medio, no? Questo? No, non mi pare. O sì, non lo so. Vediamo, il mio è... oggetto trattore... ah, è grande il mio. Questo qua. E poi non me ne fa vedere le combinazioni. Ciao Gabriel, ci vediamo alle 5 per la live dei sub. No, è questo, però me lo fa configurare, non mi fa vedere il resto. Dal carrello le vedi. In che modo? Ah, con la C combinazioni, ok, eccolo qua. Mi ha aperto questo, quindi... cioè, combinazioni mi ha aperto questo, che vuol dire? Dunque? Molto utile questo menu. Vabbè, però lasciamo perdere. Posso fare il trenino con i carrelli? È ok. Però chi se ne frega? Aspetta, ho sbagliato strada, devo girare? Sì. Vabbè, per adesso lasciamo perdere altri investimenti, vediamo. Sì, anche secondo me tira tutto questo qua. Ho
Poi c'hanno questa cazzata in mezzo ai coglioni. Boh, posto. Perché non si chiude più adesso? Scusami. Vaffanculo, mi mancava la copertura. Importante la copertura. Via. In Italia i trattori da 400 cavalli sono davvero pochi e sono per lavorazioni pesanti, figurati per il trasporto. Vabbè. Ok. Ehi! No. Cazzo, siamo però già a metà dicembre. Io vorrei vendere a breve. Come faccio? Cazzo è quella lì? Erbaccia? In fase di crescita. Erbaccia 50%. Fertilizzato al 100%. Insomma. Vabbè. Qui come acqua come siamo messi? Ma un giro di acqua non farebbe male. Solo che sono le 21. E io gli chiedo di dormire. Fino alle 7. Devono accettare? O non posso farlo io? Lo deve fare Moloch il capo. È una rimessa, la devo fare. Adesso vediamo con i soldi. Che paura. C'è Marco che è in bagno. Ragazzi, non lamentatevi della pubblicità, so via. So che Twitch sta spammando, però non ha senso intasare la chat con odio a caso. Fare appena puoi che anche il live è buio. No, lo so, vediamo. Decorazioni, era luci. Una roba del genere. Terreno non di mia proprietà, dice. Questi? Non fa niente questo. Questo non è male. Fa meno luce, però non è male. No, forse mi conviene comunque questo qui da campo da calcio. Sì, il problema adesso è che dovrei andare a prendere dell'acqua, quindi comunque devo dormire. Ti sfido a dormire con quelle luci. Vabbè, le spegnerà quando va a dormire, no? O tira giù le tapparelle. Perché sulla sabba sul TV mi vengono pubblicità? Credo sia proprio, ripeto, un problema di Twitch che ultimamente non sta andando benissimo. Dov'è il coso che ho mollato qui in mezzo? Era qui. Sì. Che magari di giorno lo vediamo. Com'era a casa? Come sei arrivato a casa? Ah, l'ho rimesso a casa dopo, hai ragione. No, merda, è il primo di gennaio. Che inculata.
e la colza crolla. Dai, che sfiga nel culo. Ah beh, è andata così. Non ho ancora capito quanto ci mette la roba a crescere. Non ti spiega niente. Non ti spiega, non ti dice un cazzo. Cos'è successo? Ho girato le ruote. Ok. Mettiamo l'ultima acqua che abbiamo, così facciamo un pieno unico. Ah, la colza crolla, la colza crolla. Aspetta che togliamo anche sta cazzata dei mezzi coglioni. Se lo fa. Paghi 19.120, vendendola ti dà 21.000. Che senso paghi 19.000? Non ho mica capito. Perché dovevi pagare 19.000? Ma si è ritirata l'acqua? O è una mia impressione? Bug per fare soldi. Ma di che cosa, scusami? Ma a parte il fatto che non voglio fare, usare bug per fare soldi. È un po' una stronzata, altrimenti non ci gioco. Cioè, lo scopo del gioco è proprio lavorare per fare soldi, se sfrutto i bug. Sta diventando sempre più ardua raccattare l'acqua qui. In questa maniera, ricordo, super abusiva e anche un po' del merda. Cazzo. Grazie al nano. La tua mano, nano, nano. Ora piango. Cosa ne pensi del fatto che un'università non possa permettersi di videocamera che superi i 720p? Che purtroppo... è un dramma reale. Cosa succede qua? Ed è per questo che io do il mio 5 per 1000, mi pare sia, all'università. Manovre molto pericolose. Si chiamerete per 3000 euro io adesso, quasi quasi. Cioè, quanto deve andare dentro? E poi dopo mi tocca pagare anche l'acqua. E io non ne più guadagno. Tutto il pavimento tiepido. Ah, forse sarà il PC. Mi sembra strano che si sia attivata la... la cosa, la... il riscaldamento. Piri, piri. Beh, posso guardare giustamente. No, non è attivo, infatti. Il PC. Minchia, quanto scalda. Purtroppo così pur pagando fior fior di tasse, lo so. Mi rendo conto. Un gran dispiacere. Ammazza! Ma era secco, era!
Vediamo. Questo a posto, questo a posto, ma anche questo, dai, più o meno a posto. Però no, l'affare per l'acqua è importante. Non era in container? Eccolo qua. Ah, ma è piccolino, pensavo fosse molto più grande. Va bene, mettiamolo. Dove cazzo lo metto? Metto qua. O lo devo Siete sicuri che questo si riempie da solo? Sì? Puoi rifornire d'acqua fresca alle tue cisterne. Proviamo a vedere. Ragazzi, mi spiace per le pubblicità. È a pagamento l'acqua? Credo di sì. Vediamo adesso come viene. Ecco qua. Devi prima riempire l'attrezzo. No, inizia il riempimento, ecco qua. Ammazza se a pagamento l'acqua. Non vale la pena. Ragazzi, per favore, non state qui a lamentarvi della pubblicità, veramente, dai. Cioè, di tutte le cose belle di cui possiamo parlare. No, non vale la pena. Varrà la pena quando inizierò a far su campi in maniera importante. Ma vedo che non sono l'unico in questa situazione, tra l'altro. Ce la fa? Ce la fa, ce la fa. Un euro ogni 10 litri, sì. Grazie Nico per 25 mesi, le si vuole bene, a lei! La sub, e non vedete mai più una pubblicità. Anche quelle di merda mandate random da Twitch. Una volta, anni fa, di no. No, vabbè, mi giro e vaffa il culo. Vedo. Ok. Poggia bene le ruote. Cioè, perché adesso non va bene? Sei in acqua, sei. Questa roba è veramente angoscia. Ti riempi o no di acqua? Madonna. Se non gli va, non gli va a genio. Adesso? Ma va bene. Ascolta, sei dentro l'acqua. Vaffanculo. Era apparso, non l'ho visto. Non è tanto una questione di dimestichezza coi rimorchi, che per carità, sì. Però minchia. No, non posso tagliare gli alberi, non è il mio terreno, purtroppo. No, non è il trattore che deve stare vicino all'acqua. Boom. Ce l'abbiamo qui e a posto. Io vorrei un'altra serra, però.
Quasi quasi. O no? Vediamo un po'. Mi piacerebbe il fotovoltaico. Non posso permettermene neanche uno, quindi no. Qua devo tenere duro e poi tirar fuori una qualcosa che produca. Una bella produzione, non so di che cos'è questo. Forno. Carpenteria, no. Un bel caseificio, però mi servono le mucche. Lavorazione dell'uva, frantoio, non male il frantoio, 80.000, ammazza. Cereali. Anche la fabbrica di cereali potrebbe essere interessante. No, 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 Lord Sweet, non ho sbagliato. Boom. Le api fanno guadagnare, ma non così tanto, quindi è tutta una stronzata. Cos'è questo? Il pollaio. Pascolo per pollame. Costa tutto troppo. Punto vendita, così vendi il miele. Sì, però per fare il punto vendita, dov'è che era? Produzione, punto vendita, eccolo qua. Mercato agricolo, hai ragione, vendo di tutto, 55.000. Potrebbe essere un buon inizio, lo vorrei mettere qua, sulla strada, però non me lo posso permettere per adesso. Perché qua mi fa vedere le cose come se stessero morendo, cacchio. Terribile. Eppure tutto funziona. Acqua attiva, pomodori c'hanno l'acqua, le fragole c'hanno l'acqua. Semplicemente terribile da vedere. E lì non costano nulla. Non ho il recinto. Quanto cazzo deve crescere sta colza di merda. Guarda te che inculata questa. È che adesso in un quarto d'ora non è che mi possa mettere a fare granché. Faremo domani mattina. Ups. Sarà un bug grafico. Sì, sì, lo è, lo è. Ho un solo campo, sì. Dai, girati. Girati. Fuori dal mio prato, stronzo. Guarda te che lavoro gigante che hanno loro. Perché hanno comprato in saldo, vero? Ma io non so ste robe. A parte il fatto che non ce li ho neanche sti soldi, quindi. Io spero che gli si spacchi tutto comunque, perché non ha senso se no non comprare in saldo. Mietitrice come la mia. L'attacco davanti no. La trebbia è uguale, sì. Anche loro con questo problema del... Ah, guarda che bel pratino che si sono fatti qua. Ci giocano a mini golf. Hanno il cane. Il mio è sparito. Molto. Ah, anche loro hanno fatto la serra, quella doppia, giustamente. Cosa sono queste cose a terra? Alberi tagliati. Però mi sa che l'hanno fatta oggi. Perché non avevo mai visto nessuno prendere l'acqua. Guarda te qui, che situazione. Poi mi sa che hanno speso anche un po' meno della proprietà loro.
Sembrano il business delle serre. E io quasi quasi un'altra me la piazzerei. È che non so se ho altri soldi. Ma sai che porca vacca, ne metto un'altra. Toh. Crepi l'avarizia. E... Fanculo. Ops, ho sbagliato tasto. Ok. Pomodori. Attiva, attiva, attiva. Boom. Ma poi, allora, io adesso ho messo tutta questa cosa qua. L'acqua va giù anche mentre non sto giocando perché giocano loro? O devo per forza esserci anch'io? Che viene per una botte più grande per l'acqua. C'hai ragione, non c'ho una lira però. L'ho messa la vendita automatica, non l'ho messa? Vendita, vendita. C'è, c'è in tutti. Tranqui. Viaggi al fiume aumentano? Sì, ma è tanto una roba temporanea. Poi dopo eliminerò un po' di cose, tra cui le serre quelle un po' più piccole. E che comunque come introito siamo su livelli interessanti. Adesso ci facciamo anche due conti in più, magari. Mentre si ricarica, vediamo. Qui. Siamo a gennaio... A dicembre abbiamo fatto entrate da raccolto... Quello... Prodotti venduti 4.000. Cioè noi abbiamo praticamente raddoppiato il nostro capitale grazie alle serre. Perché abbiamo guadagnato circa 5.000 dal raccolto. Prodotti venduti... No, non è vero, a dicembre non abbiamo venduto raccolto. Che cazzo dici? No, per raccolto intende le api, scusami. 23.000 abbiamo di guadagno noi dal raccolto. Però guarda come abbiamo raddoppiato di mese in mese gli introiti grazie alle serre. È il miele quello del 2009, esatto. Non è da sottovalutare, eh? È il miele il raccolto, avete ragione. Quello non vale la pena. Le serre sono una cosa automatica, per carità. Ci perdo perché non vado io stesso a consegnare, però... Non è male, è proprio un'entrata fissa questa. Non so se funziona anche mentre sono offline, non ho idea. La botte grande mi sa che è un piccolo incubo, sì. Vediamo le cose del miele, ma da quanto ho capito le cose del miele sono utili anche per la coltivazione. Miseria, ma quanto ciuccia sta roba. Ammazza. Fa un altro giro da fare. Ma che bello che è tutto verde qua. Dall'altra parte invece c'è la desolazione di Smaug. Ascolta, se no c'è sto robo qua, però è distante. No, vabbè, ritorno lì. Va giù fin quando qualcuno è sul server. Va bene, vuol dire che un'ora al giorno io comunque ho introiti anche senza essere presente. Ci guadagno di più i termos, ci guadagnano, che se ne sparano tre di ore. Servono dei pozzi, non si possono fare. Andare un po' così alla cieca è un po' da pazzi. Ma noi lo siamo, quindi. Siamo pazzi. Pian pianeo, pian pianeo, pian pianeo. Cazzo.
No, non me lo dire. Ah, ecco. Testa di cacca. L'ho fatta la cisterna d'acqua vicino alle serre, però costa tantissimo. Cioè, attualmente non ha senso investire su quello quando posso fare questo. Credo si calcoli la vicinanza dal centro della cisterna. Insomma. Connessione tutto bene stamane. No, ma è la sera che dà problemi. Detticos, 6 mesi. Buongiorno Gattone, si rinnova un mese esatto dall'arrivo di Babbo Natale. Quanto c'è il 25? Ah, grazie. Vogliamo andare a bere qualcosa? Ma con grande piacere. Come si è messi? Se c'è l'Europa League non se ne incula nessuno. Non lo so, io comunque ho il placement da fare. Preghiamo che funzioni tutto. Sì, credo ci siano cisterne più grandi. Credo. Ma boh. Ragazzi, noi ci vediamo alle 5 allora. Con i subscriber, con tutti gli altri. Ci vediamo stasera, se Dio vuole. Ecco qua. Lattuga ciuccia acqua ma produce pochissimo. E non posso toglierla. O meglio, sì, però ridurrei semplicemente la quantità di cosa. Che poi in realtà no, 4 litri consuma, non è tanto. Ecco qui. La prima live di cucina solo per i sub. Quante ore faccio stasera? Stasera alle 9 e una. In live di cucina circa 2, credo, perché è la mia cena. Devo ancora preparare tutto. Cosa cucinerà? Ci vediamo dopo, lo scoprirete lì. Bom, vi saluto e vi ringrazio. Rileviamo i termos. Ecco qua. E diciamo, vi prego, cambiate l'orario di review del server perché questo gioco di merda mi fa perdere troppe ore. Va bene? Va bene? Ci vediamo stasera e alle 5 per i sub. Singhiozzo. Corrutto, tra l'altro. Bellissimo. E alle 5 con i sub. Buon proseguimento, belli. A dopo.